Buongiorno, ben svegliati e bentornati a Prima di Tutto. Questa mattina, dopo la rassegna stampa, torniamo a parlare dei punti nascita in Abruzzo e lo faremo con il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo. Poi ospitiamo il consigliere comunale di Teramo di minoranza della lista Teramo Cambia Antonio Filipponi. Infine parliamo di sociale e avremo in studio l'assessore al sociale del comune di Teramo Valeria Misticoni. Ma cominciamo subito, vediamo che tempo farà nelle prossime ore e poi la rassegna stampa. Previsioni in Abruzzo. Al mattino moderatamente nuvoloso sulle aree collinari e montane, poco nuvoloso sulle aree litoranee. Nel pomeriggio poco nuvoloso sui settori appenninici, sereno sui settori costieri. Tra sera e notte variabile, con deboli rovesci di pioggia lungo la dorsale, sereno sulle zone adriatiche. Temperature in lieve e diminuzione: massime comprese tra 20 e 23 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 19 e 22 gradi sulle pianure adriatiche. Venti deboli orientali. Mare quasi calmo, poco mosso. In provincia di Teramo, al mattino moderatamente nuvoloso sulle zone collinari e montane. Poco nuvoloso sulle zone litoranee. Nel pomeriggio, parzialmente nuvoloso sui massicci appenninici. Sereno sulle aree orientali. Tra sera e notte, poco nuvoloso. Temperature stazionarie. Massime comprese tra 22 e 25 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 20 e 23 gradi sulle coste. Venti deboli a regime di brezza. Mare quasi calmo. Ed eccoci alla rassegna stampa, iniziamo con il quotidiano Il Centro. Dalla prima pagina la cronaca, Pineto, assolto il cannibale, tentò di uccidere una donna, era incapace di intendere. L'assalto alla B, febbre da teramo, già venduti 540 biglietti per la gara a Prato. Nelle cronache, processo per stalking, Brucchi tende la mano a Rosci. A Giulianova c'è un solo addetto, code e tensione allo sportello, esenzioni, ticket. Teramo, Ateneo sopra la media, comunicazione lavorano 7 laureati su 10. E per le cronache regionali, sempre dalla prima pagina, maternità d'Alfonso Media si riapre una speranza per il punto nascita di Atri. Le notizie nazionali ed internazionali immigrazione torna l'allarme, impennata di sbarchi e nuove stragi in mare. Scappano dalla fame e in Siria è catastrofe. L'estate sarà eh, difficile, lo dice il presidente della Croce Rossa italiana. Giustizia e sicurezza sparatorie in tribunale, stretta sul porto d'armi, Renzi a Milano promette norme più severe. Lo scontro politico pena estinta, Berlusconi torna libero. Dall'Abruzzo Consiglio regionale maternità D'Alfonso cerca un punto di intesa. Sono convinto che insieme si possa migliorare. Paolucci, minacciato da alcuni dimostranti, ha approvata una risoluzione per l'ospedale di Atessa. L'assessore Paolucci promette il pronto soccorso, nessuna chiusura e potenzieremo anche il 118. Frane la regione trova 18 milioni per 78 interventi. Recuperate somme ferme da 10 anni nelle pieghe del bilancio. In corso la richiesta di 30 milioni per emergenze idrogeologiche di marzo. Dalla provincia di Teramo, università, i dati nazionali premiano Teramo. Laureati in comunicazione trovano lavoro 7 su 10. La facoltà punta su internazionalizzazione. Rapporti con le imprese e ricerca, il preside Traini, il principale sbocco occupazionale e nelle aziende. Stamattina in aula Aulatesi seminario su come creare una start-up innovativa e ancora laboratorio unico in Europa e radiofrequenza, un luogo dove nasce il dibattito. Parlano gli ex studenti, sempre dell'Università di Teramo, ci ha dato strumenti per fare diverse attività. Giornalisti, videomaker e il presidente del Corecom raccontano gli anni in Ateneo. Brucchi Scagiona Rosci. Oggi non lo denuncerei. Testimonianza nel processo al leader degli antifascisti accusato di stalking contro il sindaco. Ma non posso ritirare la querella, dice il sindaco. Non l'ho mai presentata. Ancora la cronaca giudiziaria peculato due anni a Faggiano, ex amministratore delegato della Team. Croce celtica, condannato un teramano, per il giudice è un simbolo nazifascista. Assolti altri 11 imputati, tra cui il capo di Forza Nuova, Forconi. Il comandante della finanza, ieri in visita a Teramo, più attenti ai contribuenti. Donna uccisa da un albero, convivente, assolto in appello. Aveva preso sei mesi in primo grado per omicidio colposo. Formiche in cucina, bonifica alla materna di Piano della Lenta, refezione sospesa, i bimbi ricevono pasti all'esterno, Romanelli, tutto tornerà a posto in due o tre giorni. De Febis non molla e si ricandida a sindaco di Bisenti nonostante sia stato appena sfiduciato. Da domani le spoglie di San Gabriele a Colleparco e poi ad Atri. Tercop perdite da 250.000 euro, l'allarme del presidente dopo il taglio degli stalli c'è il pagamento della Cosap. Società civile Magdi Allam al dibattito sull'integralismo. Snock se non ora quando omaggio a Primo Levi e alle donne di Auschwitz. Mille miglia non sarà un semplice passaggio. Il 15 maggio in città, una serie di eventi culturali e artistici farà da contorno alle 420 vetture d'epoca. Percorso più lungo verrà toccata la stazione. Campli su YouTube tre video con i droni. Da sabato prossimo mostre, libri e dibattiti. Parte la settimana della cultura. Spazio anche alla gastronomia, con un cooking show in piazza Martiri e un concorso sulle migliori virtù. Incidente diplomatico Ateneo Comune per quanto riguarda la sede della mostra sulla Coppa Acerbo. Molino San Nicola, lavori sulla sponda del Tordino. Isola verso le comunali PDSL, accordo nel nome di Possenti. Concessioni bocciate, 7 domande su 15, tensione nel consiglio di Martinsicuro tra gli operatori e l'assessore Corsi, ora il bando potrebbe essere riaperto. Colonnella sulla bonifica, colonnella rissa per il posto tra due prostitute albanesi e tre romene. A Martinsicuro lungomare, tre spari contro i cartelli stradali. Proteste ad Alba, proloco esclusi dal tavolo per le frecce tricolori. Favale di Civitella fa un deposito abusivo di rottami denunciato dai carabinieri, un improvvisato autodemolitore. Esenzione ticket, ressa, code e tensione all'unico sportello. Siamo a Giulianova, c'è un solo operatore che smaltisce 50 utenti al giorno e la gente si mette in fila fin dalle prime ore del mattino. A Mociano c'è nonna Delina che compie 105 anni, ovviamente gli auguri anche da parte nostra alla nonnina di Mociano Sant'Angelo. Giulianova ancora e 5 stelle e nulla la nomina del dirigente Sisino parte un esposto alla Corte dei Conti. Madonna dello Splendore eh, è stato pubblicato e reso noto il programma della festa. Fascia alla sarta Giuliese Vera a Miss mamma italiana. Assolto il cannibale di Pineto incapace di intendere e di volere. Luca Michelucci accoltellò una donna ferendola gravemente perché voleva mangiarle i piedi. Per il Tribunale non è imputabile ma dovrà continuare a seguire il trattamento psichiatrico. Mercatone, gli scaffali oramai sono vuoti, la svendita è ripresa e interi settori sono rimasti senza merce. I dipendenti temono la chiusura. Silvi, non ho più niente. Dopo l'incendio della casa aiutatemi. L'appello al Comune e ai concittadini da parte, ovviamente, di un cittadino. Eh, di Silvi, che ha avuto questa disavventura, appaltati i lavori per rifare la strada Atri-Mutignano ed è tutto per quanto riguarda la provincia di Teramo. Adesso andiamo a leggere insieme le principali notizie che arrivano dalle altre province abruzzesi. E iniziamo mh, dalla provincia di Pescara: la lite a bordo del bus, ogni giorno su bus è un inferno tra sputi e minacce. Parla il controllore ARPA che ha aggredito un viaggiatore senza ticket. Mi scuso per la reazione, dice. Ma non se, ne può, eh, non se ne può più, lamentano i controllori dell'ARPA. Montesilvano, conti in rosso, la manovra per il bilancio, multe mai pagate dal 2006, buco nero da 2 milioni, il Comune accerta le somme non riscosse, ma non è detto che potrà incassarle, spunta anche un finanziamento per i vigili urbani, promesso e mai concesso. All'aquila Stalking perseguita l'ex fidanzata giovane patteggia sei mesi, coinvolta l'associazione doppia difesa, nei guai a causa di una serie di maldestri tentativi di riallacciare questa relazione. Avezzano, allarme spaccio, droga coinvolti anche eventi italiani, la base in una villa del Fucino, eh, squilli ai telefonini e linguaggio in codice per beffare gli investigatori. Dalla provincia di Chieti, la famosa azienda eh, di eh, vini, parliamo della Dragani che ha 203 anni di storia, sia al Concordato, lo storico marchio è salvo. Paratoria nella notte in città, gambizzato da due sicari davanti a un bar, è successa a San Salvo. La resa dei conti si consuma vicino alla vecchia stazione. La vittima colpita da colpi di pistola ai piedi e alla coscia. È tutto per la cronaca per quanto riguarda la cultura e gli spettacoli. Il libro Vita d'un genio a fumetti, Il Caravaggio di Manara Ha il volto di Pazienza, pubblicato da Panini, La Tavolossa e la spada. L'autore racconta la storia rispettando la verità dei fatti. Andiamo allo sport Champions League, l'andata dei quarti: la Juve soffre ma Vidal piega il Monaco. La gara è finita 1-0 a favore dei bianconeri. Per quanto riguarda lo sport abruzzese, Serie B, caccia alla zona playoff: Baroni, Pescara, diamoci una svegliata. Il tecnico e l'esonero sventato. Mai avuto paura di perdere la panchina, dice. E l'allenatore prova il 4-2-3-1, la dirigenza al completo. Tiene al rapporto, intanto la squadra, sempre per la serie B. La curiosità, la Virtus Lanciano, attrazione anteriore, fa felice gli attaccanti. Tiam e Monachello hanno stabilito il proprio record di gol. Piccolo e vasto, la sono a un passo dal primato eh, personale. Lega Pro, Zavettieri guarda avanti, L'Aquila vorrei restare, l'obiettivo playoff è virtualmente sfumato, ma il tecnico rosso prenota il futuro. Ginnastica ritmica a Pineto ha segnato i titoli regionali del CSI. Lega Pro la capolista di Matteo Teramo, la storia ci aspetta, l'esterno Pescarese suona la carica. Sarebbe fantastico avere alla prossima stagione tre squadre abruzzesi in Serie B. È arrivato in biancorosso a dicembre e da allora si è rivelato un prezioso jolly per Vivarini. Il pubblico dice ci sta dando una grande carica e saranno in tanti anche a Prato. Pronti per l'esodo, venduti già 540 biglietti, restano a disposizione circa 400 tagliandi per la sfida di domenica alle 14:30 al Lungo Bisenzio. Top dilettanti, il concorso del centro vota il migliore Ottaviano, sorpassa Spacca Eccellenza, il portiere del Cupello sale a quota 2320, in totale sono oltre 15.000 i tagliandi già scrutinati. Martelli fa la chioccia al Cupello, il 32enne difensore con la passione per il teatro e la guida del gruppo di giovani. Per la promozione Nepa, voglio salvare il Lauretum e crescere come allenatore. Fabi, il giolli di fascia del San Gregorio, il 24enne Aquilano, fissa l'obiettivo: salvezza senza passare per i playout. A Chieti, Prinare corre per riprendersi il tempo perduto. Limpavida a Corigliano risorgere o affondare stasera la gara 2 delle semifinali playoff della Serie A2 di pallavolo maschile. Per la pallamano donne Tinteramo prepara l'assalto alla 1, seconda fase sorteggiato il calendario in campo dall'1 al 3 maggio. A sette anni Bucci brilla nel kart e di Catignano, Tennis under 16, Centi Pizzutilli vince ad Avezzano. Infine Calcio Femminile Asia, a Pescare è nata l'Olimpia e al primo anno di agonismo. Ed è tutto per il centro, adesso andiamo a leggere insieme le notizie pubblicate questa mattina dalla città. Assolto il cannibale di Pineto, era incapace di intendere e di volere quando aggredì una donna per mangiarle i piedi. Teramo Calcio, la voglia di vincere del patron Campitelli, la, il dolce sapore della Serie B. E questa mattina la città propone un'ampia intervista con il presidente del Teramo Calcio. Teramo non c'è più maggioranza su Ruzzo, Assunzioni e aumenti in bolletta. Stop sul piano Forlini. San Gabriele, l'Urna del Santo, lascia il santuario per il pellegrinaggio ad Atri e Teramo. Capodogli spiaggiati: fu lo stress della Capobranco a disorientarli, altro che ricerche petrolifere, smentita la tesi degli ambientalisti. Il cannibale di Pineto assolto perché incapace di intendere di volere. Luca Michelucci tentò di uccidere una donna che faceva jogging per mangiarle i piedi. Non è imputabile per il tribunale. L'aggressione il giovane operaio stordì e poi pugnalò la vittima nella Pineta. Venne arrestato poco dopo dai carabinieri. La confessione Michelucci aveva confessato in un video la sua volontà omicida. Voleva mangiare i piedi di una donna. L'inchiesta caporale sentito dal PM sui cani di Gattia, presunti finanziamenti in debiti dagli ZS alla Lega del Cane, già scattata la segnalazione alla Corte dei Conti. Il sindacato ANAO, medici e infermieri precari licenziati, a rischio l'intera sanità abruzzese. Molino San Nicola. Le piene del Tordino faranno meno paura. Affidati lavori per la messa in sicurezza della frazione di Bellante, intervento della provincia da 619 milioni. Sblocca Italia in arrivo 500 mila euro per le opere incompiute del comune di Penna Sant'Andrea. L'annuncio 28 milioni di euro per la difesa del suolo d'Alfonso abbiamo recuperato somme che risalgono a più di dieci anni fa. Teramo, Brucchi e Rosci come Obama e Castro, disgelo e sorrisetti complici in aula dopo gli insulti e le aggressioni in piazza per la guerra sullo stadio comunale. La vittoria di Rosci, la battaglia per salvare il comunale, ha in parte dato i suoi frutti. L'area sarà riqualificata ma la Est resterà lì. L'ovetto Kinder a Natale di due anni fa, Rosci regalò un ovetto Kinder al sindaco in visita al carcere e gli disse è per tuo figlio Filippo. La sentenza Croce Celtica alla Casa del Mutilato, ha assolto Forconi, condannato invece il teramano Matteo Di Francesco per istigazione all'odio razziale. Giudiziaria un'altra condanna per l'ex amministratore delegato della Team. Giovanni Faggiano si fece liquidare 20.000 euro presentando delle autofatture, due anni di pena per peculato. La denuncia degli utenti, poche lettighe, sovraffollamento, pronto soccorso di Teramo è nel caos. L'altro appalto, Team, rapporti bollenti con i sindacati anche a Termoli. La Fiadel chiede di verificare punto per punto il contratto del porta a porta. Ancora Teramo, Ruzzo, maggioranza spaccata sul piano Forlini, aumenti in bolletta per finanziare lo sviluppo e nuove assunzioni di tecnici. Non c'è accordo con il Brucchi, pensiero. Morra bussa alla porta del sindaco Brucchi sul rimpasto e indennità. Passata la Pasqua, si riaccende il confronto mai sopito sulla futura composizione della giunta Brucchi BIS. Parcheggi è il comune che sta uccidendo la Tercop. Il presidente Iachini denuncia le scelte dell'amministrazione, riduzione degli stalli, lavori, vessazioni contrattuali e silenzi tutt'altro che archiviata l'epopea degli espropri alla Gammarana. I residenti contestano il sindaco, decide il tribunale, aspettando il TAR. Alfonso Marcozzi, l'API fatta fuori dalla Camera di Commercio dopo le nostre critiche, sostiene il presidente. Piano della Lenta, dopo i topi, mensa sospesa per invasione di formiche. Stavolta il comune sceglie la linea della comunicazione con i genitori. Guerra tra prostitute per la piazzola, botte tra rumene e albanesi sulla bonifica. In due finiscono all'ospedale. A Civitella utilizza il suo terreno come sfascio abusivo, è stato denunciato. Martin Sicuro, Martin Buc, si tinge di giallo, ecco servita la cena con delitto. Santomero, il più antico frantoio d'Abruzzo, rischia di crollare. Alberto Pompizzi mette in guardia dal pericolo di perdere i fondi per la sua sistemazione. Giulianova, Mastro Mauro, blinda i dirigenti comunali. La sentenza della Corte Costituzionale non riguarda Giulianova, dice il sindaco. Ancora Giulianova, Parco Franchi, molti rifiuti e pochi giochi. Il convegno calcio giovanile, il passato ma anche il futuro di Giulianova. Pari opportunità, le donne giuliesi dicono la loro sullo sviluppo locale. Personaggi, cittadinanza onoraria per padre Paolino Potalivo. Il sindaco vorrebbe annunciarla durante la festa della Madonna dello Splendore. Viabilità disastrata, la Marina di Mociano come Beirut. I cittadini della frazione minacciano la scissione. Siamo stufi, vogliamo passare nel comune di Giulianova. Oggi la conferenza stampa la verità del sindaco Pavone sul quadro pagato 10.000 euro dall'amministrazione. Pavone strizza l'occhio ai leghisti, il primo cittadino in prima linea al gazebo di Noi con Salvini a Roseto. Viabilità appaltati lavori per sistemare la provinciale tra Atria e Mutignano. A Silvi, luci al LED, aiuole rinnovate e spiagge pulite per la stagione estiva. Economia in 200 al premio Ballone, White Information, giovane imprenditore al meeting delle idee con Marco Gai. L'analisi di Banca dell'Adriatico, l'abbigliamento trascina il calo dell'export abruzzese. L'allarme edilizia abruzzese in crisi dal 2008 perse oltre, eh, persi oltre 12.000 posti di lavoro. Per la cultura il design ce l'abbiamo sempre addosso. Sembra un libro di grafica ma in verità parla della nostra società. Riccardo Falcinelli racconta il suo nuovo saggio. Falcinelli sarà a Teramo venerdì pomeriggio per presentare il volume nella libreria Empatia. Mille miglia a Teramo torna la corsa più bella del mondo. Una serie di manifestazioni precederà l'arrivo della gara che culminerà con le Mille Miglia e una notte, la sera del 15 di maggio. La manifestazione è stata presentata ieri dagli organizzatori. Musica, un fenomeno, ambasciatore d'Abruzzo. Il nuovo video dell'artista folk, l'Abruzzo nel mio cuore, è tutto dedicato alle bellezze da esportazione della nostra terra. C'erano una settimana di iniziative in vista di Expo per le giornate del patrimonio. La promozione turistica sbarca su YouTube. Tre video in HD per presentare gli itinerari realizzati dal comune di Campli. La conferenza è il dramma nascosto delle donne nei lager nazisti. Appuntamento domani con le SNOC alla sala consigliare della provincia società civile organizza un incontro a Teramo con Magdi Allam. Per lo sport l'intervista a Campitelli la Serie B ha solo il dolce sapore dell'A. Il presidente del Teramo si racconta i sacrifici, le difficoltà, le prime gioie e la voglia di vincere ancora. Il futuro, lo staff confermato per la B, mister Vivarini, è il direttore sportivo di Giuseppe. Come vedete, un'ampia intervista a Campitelli che racconta sia la sua vita da imprenditore, la sua vita personale e ovviamente la sua avventura come presidente del Teramo Calcio, un uomo di successo con il pallino del calcio. L'uomo intorno, sapori e rapporti veri, l'imprenditore e il capofamiglia Campitelli. Ancora lo sport a Chieti record stagionale eh, nella 4% ragazze per l'Atletica Gran Sasso. Il Teramo Calcio in un giorno venduti più di 500 biglietti, in fumo oltre metà della dote riservata ai tifosi del Teramo per la gara di Prato. Calcio minore, il sogno della nuova Sant'Egidiese, sembra adesso sempre più vicino. L'evento a Roseto, il sesto campionato italiano di bocce ed è tutto per la città. Adesso andiamo in pubblicità, poi leggeremo insieme il messaggero. Proseguiamo la rassegna stampa con il messaggero. Eh, dalla prima pagina d'Alfonso parlerò al governo. Punti nascita, il governatore apre uno spiraglio, ma non si ferma un atto commissariale. Emiciclo sfuma l'attacco a Di Pangrazio. Fuori monta la protesta per l'ospedale di Atessa. Il processo voleva mangiare i piedi ad una donna, il giudice lo assolve. Dopo le perizie è stato ritenuto non imputabile di tentato omicidio il cannibale di Pineto. Consiglio d'Alfonso Salva di Pangrazio, parlerò al Ministro, il Governatore apre uno spiraglio sui punti nascita e ritira l'attacco al Presidente dell'Assemblea, si ridiscuterà anche dell'ospedale di Atessa. All'Aquila opposizione, attacco a Cialente, adesso basta, deve dimettersi, dopo il caso dell'aeroporto il centrodestra è in calza, vada via o la città si mobiliterà. A Pescara la condotta ACA va interrata, ma occorre lo l'ok ok della SNAM. Ieri in comune un vertice tecnico con i dirigenti delle aziende coinvolte. Chieti, Palazzineater, il paradosso dei lavori post-sisma, i residenti della Celdit. Non si può vivere così, aspettiamo interventi da anni. Teramo, il rettore, basta schiaffi in faccia all'università, negata all'Ateneo una sala espositiva per una mostra sulle gare automobilistiche. Brucchi ha rassicurato che il comune metterà a disposizione i locali dell'ARCA. Luciano D'Amico si dice che si vogliono portare gli eventi in centro, ma poi gli spazi comunali spesso sono indisponibili. Team, due anni di condanna a Faggiano per peculato. L'ex amministratore delegato è stato invece assolto dal reato di abuso d'ufficio perché il fatto non sussiste. Croce celtica, istigazione all'odio razziale, forza novista, condannato. Piano della Lenta, Formiche, chiusa la mensa dell'asilo. La riorganizzazione ospedale e il pronto soccorso si allarga. La primaria Rossi, la sala d'attesa, non consente l'offerta di buona assistenza ai nostri pazienti. Pineto voleva uccidere per mangiare i piedi della vittima. Assolto il cannibale non era imputabile al momento dei fatti. Martin Sicuro, una sala polivalente nell'ex cinema Ambra. Giulianova ragni, pressioni e minacce contro la proposta dei tagli, ma andremo avanti e risparmieremo 200.000 euro. Ancora Giulia Nova e 5 stelle contro Sisino, il sindaco tutto regolare. Per i grillini tutti gli atti del dirigente sarebbero a rischio. A Roseto torna la cultura in cammino. Giulianova, un Mocianese tra i cavalieri dei Maccheroni. Ed è tutto per la cronaca, adesso lo sport, la serie B. Baroni, la rabbia e l'orgoglio. Il tecnico alza la voce. Io, vicino all'esonero, non mi risulta. Il K.O. col Brescia ha fatto male, ma il gruppo è vivo e ha reagito. Lanciano due progetti in campo per garantirsi il futuro. Lega Pro Teramo di Matteo, il Teramo non conosce la paura. Il centrocampista a Prato, consapevoli della nostra forza, e in città parte la caccia al biglietto. Già bruciati 541 tagliandi. Sempre per la Lega Pro L'Aquila, Zavettieri, L'Aquila, obiettivo quarto posto. Volley di A2, la Sie Cortona a Corigliano non può sbagliare, gli Abruzzesi sono sotto, 0-1 nella serie e devono riscattarsi. Palla a nuoto l'Original Marine, Blinda il secondo posto e infine il basket femminile, l'Olimpia Roseto dall'assalto alla serie A2. Ed è tutto per la rassegna stampa di questa mattina, adesso andiamo di nuovo in pubblicità e poi incontriamo il nostro primo ospite. Eccoci di nuovo insieme, saluto e ringrazio il primo ospite di questa mattina, Mauro Febbo, che è consigliere regionale Buongiorno. di Forza Italia. Buongiorno eh, Febbo, noi l'abbiamo ospitato in passato tante volte quando era assessore regionale all'agricoltura nella passata eh, giunta eh, chiodi. Intanto come va? Diciamo che insomma, in questo momento le cose eh, insomma, gli italiani sanno che non è che vanno molto bene, però io dico sempre poi nella vita che si contendagude, quindi cerchiamo di, di, andare, di andare avanti. Guardiamo con ottimismo la vita. Sì, vediamo, guardiamo con ottimismo, cerchiamo. Allora Tanti argomenti tratteremo con il consigliere, con il consigliere Febbo, però partiamo dall'argomento caldo, l'argomento caldo del momento, anche perché stamattina leggiamo anche sui giornali che D'Alfonso ha uno spiraglio sui punti nascita, speriamo sia vero, perché c'è una forte battaglia, sono scesi in campo anche i cittadini per dire no alla chiusura dei punti nascita, tra questi per quanto riguarda la provincia di Teramo c'è il punto nascita di Atri. Tra l'altro su questo argomento c'è stata una piccola grande soddisfazione della maggioranza che... Ha mandato in minoranza della minoranza che ha mandato in minoranza, che ha mandato sotto la maggioranza eh, nel corso dell'ultimo uno degli sì, ultimi infatti, consigli regionali. Infatti lei ha detto bene, speriamo sia vero, perché eh, credo ho il timore che quella di ieri, delle, delle anticipazioni e delle dichiarazioni fatte al Presidente D'Alfonso che usa fare queste uscite. Eh, spot eh, insomma sia una, un modo per cercare di ricompattare la sua maggioranza perché giovedì scorso eh, su, uno, su una eh, risoluzione urgente presentata dal gruppo di Forza Italia sottoscritta dagli altri gruppi di opposizione quattro consiglieri di maggioranza tra cui eh, il consigliere Monticelli eh, di Pineto il Teramano sì. in difesa del punto del, due del, del di Monticelli e Petrucci hanno sì, io Terramano parlavo di Monticelli riferito alla, alla provincia di, di, Teramo. Di, di Teramo, hanno votato insieme a noi e quindi sono andati sotto, ma subito dopo ci sono state delle frasi poco gradevoli, insomma irriguardosi nei confronti del Consiglio regionale, nella sua interezza dicendo che, loro, che il commissario, che l'assessore, quindi il commissario D'Alfonso, l'assessore alla, alla sanità non avrebbero tenuto conto di questo voto e sarebbero andati avanti. Chiaramente su questo noi abbiamo, fatto, abbiamo assunto una posizione molto molto dura, ma lo stesso i quattro, i quattro consiglieri, per cui ieri all'inizio della seduta c'è stato un, un mio primo intervento per capire. Sono abbassati un po' i toni ieri? rispetto all'ultima settimana toni... c'era anche tanta gente, quante Il... persone sono venute a protestare? L'altra volta si parlava volta di 1200-1500 persone, ieri rappresenta solamente una delegazione importante, for, um, pressante della mia provincia della, uh, de, del comune di Atessa e dell'Inter de, de, della Val di Sango di Atessa perché oltre i problemi di punti nascita stanno nascendo altri problemi come quello ad Atessa della chiusura uh, di chirurgia e si parla adesso, delle, prossimamente si parla tant'è che abbiamo chiesto ottenuto la convocazione di un prossimo consiglio regionale straordinario per martedì 21 proprio per parlare anche dei pronti soccorsi perché, vede, lei ha ricordato che io facevo parte del governo di centrodestra precedente del, pres del Presidente Gianni Chiuri eh, noi abbiamo affrontato il tema della sanità anche con scelte anche noi, complicate, difficili ma noi avevamo una situazione molto peggiore rispetto a quella attuale noi avevamo un piano di rientro con un debito sanitario enorme, e, eravamo la regione più indebitata d'Italia e, e tra l'altro eravamo una regione che aveva avuto, era discreditata a livello, a livello romano. Io ricordo le prime volte che io partecipavo eh, a Roma, agli incontri romani, non è che avevamo questa ehm, importanza, cioè, insomma ci prendevano come una regione Canaglia, una regione... mi ricordo di aver accompagnato una volta il Presidente Chiuda ad un tavolo eh, che tecnicamente si chiama il tavolo Massicci, quello do, della sanità dove c'è anche il il, il, il Ministero dell'Economia, insomma eh, il Presidente Chiudi non veniva trattato con i guanti, anzi tutt'altro, a distanza di cinque anni, eh, qualcuno ci ricorda sempre che abbiamo governato per 66 mesi, insomma il dato oggettivo è completamente diverso rispetto a quello che hanno trovato i nostri eh, successori, però noi a un certo punto eh, il Presidente Chiudi ha ehm, fatto Alcune scelte, noi dovevamo, eh, il governo ci imponeva eh, all'interno del piano rientro, di rientro alcune scelte complicate, cioè quella per esempio della compartecipazione, cioè i cittadini e i comuni devono compartecipare alla spesa per, le, per i, mh, quelle famiglie più disagiate, quelle che hanno i figli con portatori di handicap, eh, quelle che hanno familiari ricoverati presso istituti, ehm, per le, le malattie, quelle insomma, che, che attualmente sono più alla moda, diciamo così. Per non, insomma, eh, noi quella scelta non l'abbiamo mai fatta, noi abbiamo, abbiamo, sempre abbiamo, detto, abbiamo risanato il bilancio della regione e della sanità, quei soldi sono a carico del bilancio regionale della sanità. Il primo atto che ha fatto il governo D'Alfonso è quello di mettere eh, la compartecipazione nei primi tre mesi, ottobre, novembre e dicembre del 2014 al carico de del bilancio regionale e poi nel 2015 si sono inventati una, una certa, un certo modo, quindi hanno stabilito 12 milioni di euro messi in bilancio si sono incartati e hanno dovuto spendere, eh, sospendere tutto fino al 30 giugno loro si giustificano, Così, giustificano queste scelte a partire dai punti nascita dicendo che non stanno facendo altro che applicare so, eh, io, la legge guardi eh. che noi abbiamo, lo abbiamo detto, eh, allora la compartecipazione, i punti nascita e la chiusura dei punti, eh, la chiusura dei punti nascita e dei pronti soccorso facevano parte di un pacchetto o so. Di eh, cose che il governo ci ha chiesto dal 2010 dunque già l'avrebbero eh, già, pro, già avrebbe avrebbe atto, ma il presidente Chiudi, chiudi quando il subcommissario Zuccatelli, che è poi l'uomo del ministero che viene affianca il tecnico che affianca il commissario, che è un uomo politico, il presidente della regione. Il presidente Chiudi non ha mai firmato quei decreti, noi non abbiamo mai firmato. Lui non ha mai firmato il decreto della compartecipazione e non è successo nulla. Non è che ci hanno punito, ci hanno detto vi mandiamo meno trasferimenti, è una cosa che si può fare a carico del bilancio della sanità, è una scelta che va fatta, la chiusura dei punti nascita, ma guardi il decreto la Zuccatelli l'ha preparato quattro volte, quattro volte il Presidente Chiodi l'ha rimandato indietro, questi invece lo hanno firmato. Il decreto per la chiusura dei punti, ma noi si immagini adesso, guardi, insomma, noi, tra l'altro ecco perché non credo come lei diceva speriamo. Prima ci, hanno detto, eh, ci dicevano che bisognava chiudere i punti puntinaciti, bisogna andare a parlare col ministro e col ministro finalmente il ministro viene, la Lorenzini viene in Abruzzo e viene a quella manifestazione dell'NCD che si è tenuta a Roccaraso. E il ministro Lorenzini ha detto, chiaramente, anche vedo la sua emittente, insomma è riportato nei sì. suoi ha detto che l'Organizzazione nazionale sulla sanità prevede la messa in sicurezza ogni mille parti. In Italia, siccome l'Italia ha un'orografia geografica completamente diversa rispetto ad altre nazioni, quindi è lunga e stretta, eccetera, il Ministero ha deciso 500. Poi dice ci sono le deroghe di cui si deve far carico la regione. Allora, Ortona e Atri hanno, hanno superato nei 4 anni. parti. 500 parti, un solo anno Atri non ha superato i 500 parti. Mi sembra, insomma, nell'arco del quadriennio mi sembra un po' una cosa ridicola. La stessa cosa l'ospedale co di Ortona, ma lei si immagina? chiudiamo Atri e Ortona che significa? Um, come, 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 come sovraffollamento per gli altri ospedali, per, per, parlo di quello di, di Teramo o di, di San Domero o non so se a Atricon viene venire giù, giù a Pescara oppure chiudiamo Ortona, che cosa succede? Geograficamente Pure. forse sì, ad Atri conviene Pescara, Beh, perfetto. Che è più conviene a Pescara, Pescara ha una viabilità migliore ecco, allora, Pescara, che il che già supera, con Pescara. Pescara sì. già superi i 2000 parti, non ce la fa oggi, deve, fare, deve ampliare le proprie sale, non ho capito perché facciamo questa scelta per non parlare poi della, della scelta scellerata di chiudere due, eh, due, 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 due punti di riferimento come Sulmona eh, e Penne insomma lei si immagina una donna eh, che rompe le acque a Scanno e eh, non trova il punto nascita a, 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 a Sulmona cioè, secondo me non ci arriva a Pescara o a Vezzano quindi veramente sono scelte Presidente Chiudi queste cose non l'ha mai affermate è vero quello che lei ha detto noi lo ribadiamo non è che nasce sul governo Chiudi, è stato fatto dal governo Berlusconi. Cioè a un certo punto in Italia si pone il problema del debito pubblico, bisogna rientrare dal debito pubblico e si fanno delle scelte. E noi abbiamo seguito quelle scelte, noi abbiamo riconvertito tanti, tanti piccoli ospedali nella mia provincia, abbiamo riconvertito Casoli, Gis e Guardia Grele, dove l'abbiamo pagato anche elettoralmente. Non lo sappiamo. Quindi noi abbiamo, abbiamo avuto una batosta tra elettorale anche per aver fatto queste scelte che dovevano essere fatte, ma poi a un certo punto il bilancio risanato regionale, il bilancio risanato della sanità, ehm, siamo, siamo risaliti come giudizio complessivo, siamo risaliti sui Lea. C'è tutto adesso un, diciamo, un bilancio diverso in Regina Abruzzo. Adesso mi sembra che qualcuno stia volutamente fa, forzando la mano per un capriccio, io lo dico, il capriccio è quello di mettersi la, la medaglietta di dire siamo usciti dal commissariamento. Sono dei messaggi per lei, quando eravate maggioranza con Chiodi parlavate di Razionalizzare le spese nella sanità, non si può avere dappertutto un ospedale sotto casa, era il vostro motto. Oggi cavalcate il malcontento per i punti nascita, bella politica, ma la credo gente vi aspetta aver, che, al voto, sostiene chi scrive questo messaggio. No, ma credo di aver già risposto, non è affatto vero. Noi abbiamo detto che e continuiamo a dirlo che bisognava razionalizzare la spesa, non si potevano tenere aperti alcuni ospedali, lo abbiamo fatto bene alla riconvertire. Adesso però i bilanci sono sanati, abbiamo ripristinato un sistema sanitario eh, che deve essere chiaramente migliorato, poi ci sono dei problemi eh, strutturali che va, va, che dei manager, su cui i manager devono lavorare, ci mancherebbe altro, ma quello che dicevamo prima lo stiamo dicendo adesso, non stiamo cambiando assolutamente niente, non abbiamo cambiato una virgola rispetto alle posizioni del, che avevamo prima. Mi dispiace che non si tiene conto, però, che insomma, noi quando siamo entrati in Regione Abruzzo avevamo qualcosa come 4 miliardi di debiti. Scusi signor Febbo, malattie che sono più alla moda, ma cosa sta dicendo? No, vabbè, parlavo, l'ho no, detto, detto, le malattie tra virgolette, tra virgolette quelle la, che, che oggi purtroppo assiliano tante famiglie, tanti anziani. No, sì. Chiedo scusa se sono stato malinterpretato, era veramente un, era un, so, un modo per, per, quelle, non, per non nominare più, quelle malattie. Diciamo quelle più comuni, assolutamente, che Assolutamente, chiedo, chiedo scusa di essere stato malinterpretato. Era solo, eh, di esatto, solo di un modo di dire. Esatto, assolutamente, ci mancherebbe solo un modo di dire. Allora, per, torna permesso. per tornare ai punti, nascita ehm, c'è una, gra una grande mobilitazione, anche vero, non solo di natura politica, ma stanno scendendo in piazza anche i cittadini, sono venuti. Eh, anche all'emiciclo e ci sono stati anche momenti di tensione guardi, non ieri eh, ma nel corso dell'altro consiglio signore, regionale eh, no? eh, eh, dunque la... c'è una grande mobilitazione, il governo regionale forse anche quello nazionale non può non tener conto anche no, della volontà popolare al di là dell'opportunità di chiudere o meno no, questi punti nasi sono sicuri, sono insicuri però c'è la gente che adesso si sta mobilitando il governo, il governo ha detto chiaro e tondo e lo, lo, lo ha detto ripeto per bocca del ministro che Uh, si può derogare. D'altronde ci sono altre regioni che di solito vengono prese ehm, come regioni che hanno un, diciamo, ha, negli anni non hanno fatto quello che ha fatto la Buzzo, per esempio la Toscana, eh, dove addirittura ci sono 5 di punti nascere che non è che non arrivano a, a 500, non arrivano a superare 300 parti. Infatti, no, all'interno del PD eh, dell'Aquila c'è una gra, grandissima polemica su questa scelta perché chiaramente c'è qualcuno che fa notare eh, queste scelte. Quindi, voglio dire. Eh, vede, c'è modo, modo e modo di gestire la, la, la cosa pubblica. Io credo che noi abbiamo esagerato. Io dico noi, quindi in generale tutti gli italiani, eh, chiunque ha governato eh, negli anni passati ha eh, è ceduto nel ricorso eh, al debito pubblico, ha ceduto nel dare prestazioni che magari non si era poi in grado di, di mantenere. Oggi però, che sono stati fatti tagli a tutti i livelli, oggi che la Regione Abruzzo e noi di questo ce ne vantiamo di aver risanato e rimesso a posto i conti, oggi veramente fare questi tagli, mettere la compartecipazione, chiudere i punti di nascita, chiudere i pronti di soccorso significa dare dei servizi in meno ai cittadini e non ce n'è assolutamente la necessità. Sui eh, pronti soccorsi e sul 118, proprio questa mattina ci sono delle dichiarazioni di Paolucci che dice che non si tocca nulla. Ma Paolucci, ci deve, alla sanità però Paolucci ci, deve, ci deve spiegare un sacco di cose, perché Paolucci quando era segretario regionale del PD... È vero che ieri è stato quasi aggredito dai manifestanti? Ma no, no, non è stato aggredito, ci sono volati slogan, magari qualcuno anche offensivo. Guardi, guardi che quello che succedeva adesso, dicono queste cose, ma quando abbiamo governato noi... Uh, ieri lo abbiamo ricordato ieri sono entrate uh, solamente le istituzioni all'emiciclo così come l'altra volta, come giovedì scorso fuori erano i manifestanti uh, e, e tra l'altro anche noi dell'opposizione siamo andati a fare da paceri, uh, io la, così come hanno riportato i giornali, così come sono stato ringraziato sia dal D'Alfonso sia dal Presidente di Pangrassi che sono andato io a dire, insomma, a, a cercare di tamponare la rabbia dei, dei cittadini, ieri erano presenti 50-60 persone in aula. Ai tempi nostri, quando ci fu per esempio il fatto, il fatto di Villapini, noi abbiamo avuto assessori come Lanfranco Venturoni, assessori come la Stati che sono stati aggrediti, eh, si sono dovuti chiudere. Nelle... Noi abbiamo avuto l'occupazione dell'assessorato alla sanità, ma non l'occupazione che si sono messi fuori sotto, sono arrivati dentro. Si, eh, è dovuta intervenire la Celere per, per far uscire l'assessore Venturoni e il Presidente chiudi. Altri episodi, quindi adesso non vorrei che cambiamo un po' le case. C'è eh, questa, mo, questa diciamo, eh, volontà popolare di difesa di queste cose e quindi vengono e protestano. Io credo legittimamente senza aggiungere, aggiungere altro. Non mi sembra che ci siano stati episodi tranne quello di Sulmona. Eh, di cui anche ieri abbiamo... <coughs> Oggi ce l'hanno con lei assessore, eh, assessore, mi scusi, io la continuo a chiamare, assessore abituata così con lei. Avete risanato a spese vero. dei malati 10 euro come ticket sulle ricette, riduzione, assistenza ai portatori di handicap e poi rimborsopoli. Beh, guardi, allora noi abbiamo risanato. Ma poi chiariamo con... anche la vicenda rimborsopoli: sì. come è andata oh, a no. finire? No? No, guardi, perché c'è abbiamo... stato grande clamore, ovviamente, quando, certo. quando ci fu. Quando magari, anche il le, magari anche eh. elettorale. Eh. No, eh. dicevo, eh, guardi, allora, la storia, la storia, quello che dice le, le, quel signore, quella cittadina, sicuramente è vero: non abbiamo, abbiamo risanato non a spese eh, dei malati, abbiamo risanato perché abbiamo fatto i tagli, quelli veri, eh, a tutti i livelli, a cominciare da quelli più richiesti dai cittadini. Cioè il governo Chiodi e il governo di centrodestra ha risanato i conti intanto tagliandosi le proprie cose. Noi siamo, ci siamo tagliati gli stipendi, siamo i consiglieri regioni che percepiscono di meno in regione eh, in Italia. Eh, abbiamo diminuito il numero dei consiglieri da 45, ne siamo eh, 32. Abbiamo diminuito il numero degli assessori che sono scesi da eh, uh, 10. Ah sì, e potrei continuare con, con mille eh, esempi, quindi non è vero che lo abbiamo fatto. Ai danni cittadini, quello dei 10 euro a cui fa riferimento. Ehm, quella, quella domanda è quello che le dicevo prima: ci sono state delle cose che bisognava fare che si dovevano fare per forza ehm, per risanare e noi abbiamo fatto quella scelta: i 10 euro non vengono pagati da tutti, c'è una minoranza che li paga, dispiace eh, che, che viene pagato, ma non si può fare diversamente anche perché c'è un abuso. Di, uh, di, di ricette e di, di guadagno. Lo abbiamo spiegato in mille maniere. Mm, credevo che fosse una cosa oramai chiusa, anche perché, ripeto, è una minoranza, ma veramente minoranza che, che paga, e comunque è un provvedimento che è preso oramai in, sono stato preso in tutta Italia. Vicenda Rimborsopoli. Come è andata a finire? È andata a finire che dei, dei famosi, dei famosi 25, eh, in, eh, 25 che hanno avuto eh, questo avviso di garanzia. C era anche lei cioè, tra le che persone assolutamente coinvolte sì. in Di questi 25, intanto 15 già sono stati prosciolti. Eh, quindi credo che insomma il segnale. Uh, Ci sono altri, stiamo aspettando perché come avviene in Italia sono cose lunghe, ognuno ha presentato le proprie eh, me memorie difensive, per quanto mi riguarda io sono Vogliamo accusato, lei era, eh, io sono accusato in di aver eh, fatto peculato eh, per 2.406 euro eh, nei cinque anni perché in, qua, in, in alcune manifestazioni eh, internazionali che poi non si capisce perché, per esempio, il Vinitali eh, ho partecipato come assessore sei volte, solo due volte mi si contesta di aver utilizzato la, la camera eh, del, dell'albergo con mia moglie ho uh, documentato che, uh, che a parte che mh, non tutta la spesa mi deve essere addebitata, invece me l'hanno addebitata perché magari uh, a Verona forse non sanno come funziona Verona la prenotazione non si può fare per tre giorni per due notti eccetera, lì ti affittano una settimana, cioè durante Allora, la regione non affittava alla persona, affitta la camera o ci vai da solo o ci vai in due quello Quel è il prezzo è sempre lo stesso. ma oggi è così credo in tutti, in tutti gli alberghi Tant'è tant ho dimostrato Credo di aver dimostrato ai magistrati, se qualcuno legge le carte, eh, che la colazione, la colazione si pagava a parte e l'abbiamo pagata a parte. Eh, che ne so, sono, eh, 19 volte mi hanno contestato 19 partecipazioni alla CPA, Commissione Politica Agricole, perché non ero. Non avevo la giustificazione istituzionale, abbiamo portato le convocazioni, abbiamo portato le relazioni, abbiamo portato la presenza. Io francamente am... Guarda, io, um, insomma, sono uh, insomma, rimasto malissimo di questa cosa perché peraltro insomma, sono amministratore da tanto tempo, mai mi si è fatta una... Una cosa, una, cosa, una cosa del genere. Comunque, rispettiamo, aspettiamo e siamo come sempre fiduciosi del, del, del lavoro fatto dalla, dalla magistratura. Che però dovrebbe, secondo me, insomma, valutare anche costi-benefici perché, insomma, alla fine, pare che insomma, solo per i, per i 15, veramente. Eh, voglio dire, poteva, poteva, se lo potevano anche evitare, voglio dire, insomma, eh, quelli, que, solo, quel, solo per quei 15 pare che siano state spesi 75 mila euro. E, 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 diciamo, per portare, accuse... avanti il nei per portare avanti un procedimento che magari era eh, qualche consigliere 20 euro, 15 euro, 81 euro, cioè veramente cose insomma, spendere 75.000 euro insomma, mi sembra diverso. Io credo che se ne spenderanno molti di più per questi altri, eh, mi auguro che l'esito non sia quello che qualche magistrato, qualche procura, insomma, che poi non mi sembra che abbia brillato ultimamente nel, nel dare risultati, mi sembra che gli ultimi, eh, gli ultimi accadimenti alla fine hanno dimostrato che c'era poco, basta vedere quello che è successo con, con D'Alfonso, mi sembra che insomma, alla fine eh, sia finito tutto in una bolla di sapone, mi sembra. Quindi voglio, aspettiamo comunque, siamo, siamo in attesa di essere giudicati mi trovo costretta a rifiutare prestazioni fuori sede perché devo tornare per la risposta ma non si possono spedire a casa, come vede anche dalle domande anche le più semplici, eh, quello della sanità è sì, un argomento che sta molto a cuore molto sentito, per, ho, ho, infatti, anche nelle pi, in quelle che possono sembrare le piccole cose ho, ho, detto eh, che, ho detto assolutamente sì che noi abbiamo risanato il bilancio abbiamo alzato le prestazioni abbiamo dei deficit ancora in molte cose tipo questa che francamente è ridicolo far viaggiare i cittadini chiedendo Spostare quando oramai oggi, soprattutto con via telematicamente, si può, si può fare tutto. Quindi credo che abbia chi ha ragione. Mi auguro eh, che, su questo, insomma, da questo punto di vista, i manager che sono loro i preposti, a volte poi la politica arriva fino a un certo punto, dovrebbero essere altri che, che arrivino a questa. Richiesta sicuramente eh, da, su cui siamo d'accordo. Allora, abbiamo parlato con lei finora eh, soprattutto, anzi solo di sanità, a parte la, il capitolo rimborsopoli che la coinvolge personalmente. Lei però è stato in passato assessore all'agricoltura, si è occupato di un settore molto particolare. Il... Non le chiedo un giudizio sull'attuale assessore perché sarebbe scorretto nei confronti di Pepe che tra l'altro è assente e non potrebbe replicare, ma questo settore come l'ha lasciato e come lo stanno portando avanti secondo io, lei? Quando, io, anche io non mi sarei mai permesso di giudicare, anche perché tra l'altro è, è troppo poco tempo per, per giudicare, giudicare l'operato. Uh, noi l'abbiamo lasciato e credo che eh, me ne sia stato dato atto in diverse occasioni. Eh, non ultima qualche consiglio regionale fa, quando il presidente Alfonso mi ha chiesto mi ha chiesto se volevo, mi volevo occupare di agricoltura quindi come, eh, volendomi dare la delega, eh, credo che, ma poi soprattutto non ah, cioè, è, mi scusi, non è so successo un episodio bene. simpatico in consiglio cioè, regionale darle la dove, dove, il, dove il presidente Alfonso ha detto che, riconosce, che riconosceva il mio operato perché lo aveva visto lo, ne aveva sentito ma soprattutto perché ne parlavano bene all'interno della regione soprattutto i direttori, quindi avevo un apprezzamento una di campagna, acquisti di Alfonso in ma non, con me non ci casca mai. Lo sa, infatti, abbiamo risposto subito. abbiamo tranquillizzato l'assessore. ha provato, ci ha provato. <ride> Ci ha provato, lui ci prova sempre. Però sai che, insomma, che con me, non, io rimango nel mio ruolo dove sono stato eletto, poi sono di centrodestra, anzi, io mi ritengo di destra, neanche di centrodestra. Per cui non mi muovo. Dicevo quindi, ma soprattutto con i fatti reali, concreti: eh, insomma, anche, anche ecco, per esempio, domenica scorsa alla, alla Fiera dell'Agricoltura di, di Lanciano, lo stesso assessore Pepi ha, dovuto, ha riconosciuto che, eh, mentre per i fondi europei degli altri settori la Regione Abruzzo ha avuto un decremento. Per l'agricoltura abbiamo avuto un incremento. Noi siamo passati da 382 milioni di euro che abbiamo avuto nella vecchia programmazione, dove c'erano più fondi a livello nazionale. Pur avendo avuto meno fondi noi abbiamo preso 50 milioni in più, cioè 432 milioni. Credo che abbiamo lasciato un, un buon ricordo, abbiamo operato, mi sembra bene, visto e considerate che nei 5 anni abbiamo sempre raggiunto l'obiettivo, mai rimandato un euro indietro eh, con il disimpegno. Eh, abbiamo operato, ripeto, sul, sul, sulla nuova programmazione, è chiaro che oggi la nuova programmazione compete al nuovo governo, stiamo lavorando, però io credo che l'assessore Pepe lo stesso... La stessa, eh, insomma, lo stesso governo D'Alfonso può dire come lavoriamo noi, eh, almeno per quanto riguarda Forza Italia in Consiglio regionale noi ci siamo posti come una La interrompo eh, perché sì. prima leggiamo questo messaggio perché la risposta credo che sia anche breve poi la, la faccio riprendere su questo argomento di natura politica, tra pace e chiodi avete aumentato del 20% credo, per cento la tassa di proprietà della macchina Beh, però insomma se parliamo di pace e di chiodi parliamo c'è di, di mezzo del Turco c'è di mezzo c'è di mezzo insomma un, un arco temporale pace del Turco-Chiodi eh, c'è eh, D'Alfonso no. perché ha fatto l'ultimo sì. aumento quindi ha dimenticato di scriverlo dire, però eh, dice tra pace e Chiodi dunque non ecco, ha ma, lì, man per... ma però manca del, del Turco e manca questo primo anno questo primo bilancio da... no, vabbè, ma comunque non è Voglio dire, però parliamo dal 2005 al 2015 credo che insomma le di tasse ne siano aumentate, eh, siano aumentate tante aggiungo Io io aggiungo, io, aggiungo, io aggiungo purtroppo, però ricordando a questo signore che noi siamo stati, almeno per quanto riguarda il governo Chiudi, noi siamo stati costretti a aumentare la tassazione eh, anche su, sulle macchine perché eravamo, diciamo. Eh, mh, regione commissariata il debito, quindi Roma ci ha imposto, imposto alcune misure. però quel signore dovrebbe dire che negli ultimi due anni, 2000, eh, 2012 e 2013, noi l'abbiamo fatto anche per il 2014. Poi il nuovo governo del Turco l'ha azzerato. Abbia abbiamo riabbassato le addizionali IRPEF di competenza regionale. Quindi è vero che c'è stato quell'incremento, non so se è vero, del 20%, mh, non mi sembra comunque. Diciamo un incremento, probabilmente, stato. quello che ci riguarda, quello che riguarda il governo Chiudi è di peso, ripeto, esclusivamente perché eravamo una regione commissariata, avevamo praticamente un ente di sé stato. Diciamo così. Buongiorno, ma se vado al pronto soccorso e devo attendere 6-8 ore, se ho bisogno di un esame, devo attendere mesi. Ma cosa avete sanato? Ma come ragionate? Ma ha ragione, questo purtroppo ah, guardi, è un problema anche questo che risalga. Cioè il problema allora, delle io, liste d'attesa d'attesa delle... è un problema che non riguarda solamente purtroppo l'Abruzzo, riguarda in generale. Io dico solo a questo telespettatore che premesso che ha ragione, premesso che eh, vada assolutamente migliorate, lei si immagina se, chiud se chiudiamo otto? Eh, pronti, pronti, pronto soccorso, soccorso in, in Abruzzo se oggi si fa le fili di 6-8 ore magari arriveremo a 15-18 ore qui però c'è anche un problema che, che noi abbiamo cominciato a affrontare e che mi sembra adesso sia un attimino bloccato e mi auguro che invece venga affrontato perché non è che per ogni cosa poi i medici possono mandare i pazienti a pronto soccorso il pronto soccorso è pronto soccorso perché ci dovrebbe andare per eh, alcune, eh, alcune cose non per tutto ciò che per, insomma a me mi sembra che ci sia anche un eccesso, tant'è che, tant che le 6-8 ore non sono riferite al cittadino che ha un incidente stradale al, al cittadino ha un avvelenamento eccetera, no, e quando, quando chiaramente i medici eh, famo i famosi colori lei sa sì, che sì. ci sono sì, sì, famosi... Come i famosi i, i vari codici Ma no, sì, quello... sono i vari codici che sono formati a colori il medico si rende conto che il paziente può aspettare rispetto ad un altro che invece ha problematiche più urgenti e lo fa aspettare 6-8 ore. Quindi va assolutamente, va assolutamente risolto questo problema, però ripeto c'è anche da, da, da variare e comunque oggi sono 6-8 ore, se questi signori, se D'Alfonso e Paolucci chiudono i pronto soccorso, purtroppo non ci si andrà più. Quando incomincerete a pensare alle case di riposo si parla tanto di anziani e disabili, ma poi ASP o, co ASP o commissari. No, e capito, ora che, che la politica prenda una posizione. Vedi, quando prima parlavo dei, dei, tagli, eh, dei tagli dei costi della politica. Noi i tagli li abbiamo fatti. La, il collega Gatti eh, fece una grande riforma. Uh, sul, uh, sull sulle, sulle case di riposo, sull'IPAB che poi su, soprattutto era, abbi abbiamo tagliato centinaia e centinaia di, uh, consigli, di consigli di amministrazione, abbiamo fatto l'ASP il problema è che l'ASP si, cioè si è bloccato <ride> vorremmo capire questo nuovo governo visto che noi abbiamo proceduto ai tagli abbiamo fatto il commissariamento perché chiaramente poi unire eh, tutti questi non è una cosa facile quindi abbiamo provveduto e noi siamo arrivati a inizio eh, a fine 2013 a, 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 a tutta la riforma abbiamo iniziato il processo il processo si è, si è bloccato aspettiamo, ci auguriamo che invece si riprenda però questa non è adesso un'accusa che può essere rivolta a noi ma deve essere sicuramente no, il messaggio. Trasferita. Comunque, era un po' più, cioè, era quasi un messaggio di aiuto la politica che vuole fare. No, no, a ma la fatto il telespettatore no, no, La televisione non stava accusando con questo messaggio. Non era un atto d'accusa Sto spiegando eh. al telespettatore che sì, lui sì. ha ragione, che noi abbiamo fatto quel percorso importante, un percorso che adesso deve essere solamente ultimato. Mi auguro che si arrivi eh, alla, alla definizione. So che, per esempio, la ASP1 Teramo ha già mandato da diverso tempo il nuovo Stato al governo D'Alfonso, mi auguro che insomma, si vada avanti, però ripeto, ehm, all'interno all della riforma ASPE, cioè delle IPAB regionali, noi veramente abbiamo fatto un processo di riforma, il collega Gatti ha fatto un processo di riforma importante. E torniamo alla politica. Sì. Eh, ci stava dicendo, intanto mi ha incuriosito questo fatto della campagna acquisti di D'Alfonso, lei ha rifiutato che però eh, un colpo l'ha messo a segno con un grillino sì, al quale ha dato sì, la delega sì, alla cultura. Sì, voglio dire... Dunque fa, fa bene approvarci, insomma, Lui, che beh, ci vabbè, io, 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 io sono contrario a queste, a queste forme, cioè, dire, uno viene, viene, si, si pone all'elettorato, l'elettorato fa la sua scelta e deve rispettare, deve rispettare quella scelta. Noi una cosa che non abbiamo condiviso questa, questa campagna acquisti, lo conosciamo, siccome è stato sindaco di Pescara, presidente della provincia, gli piace andare a pizzicare nel i suoi sostenitori nell'opposizione, soprattutto perché ne perde pezzi, cioè la, la, la sua campagna acquista gli serve per compensare i pezzi che durante lo, adesso parlo delle precedenti amministrazioni, anche perché Quando... al momento insomma la maggioranza Beh, è a parte, eh, a parte no, il voto sui punti nascita, comunque la maggioranza è. Beh, è però guardi, però, però, però perdere sette mesi su un provvedimento. Su, eh, ma insomma a sette mesi, eh, qualche altro io c'è sì, eh, stato qualche altro. Quindi voglio dire, non mi segue. Ecco perché lui eh, stia puntando a fare. A fare la, diciamo, questa campagna acquisti sì, la devo interrompere ancora perché sulla sanità, come lei dicevo, c'è grande interesse e soprattutto eh, insomma, ci sono degli aspetti che non piacciono ai cittadini. Ma lei è mai stato in un pronto soccorso? Sì, sono medici che danno sì. il codice rosso, ma dove ha? a Seattle, ma guarda io nei pronto soccorso eh, ci sono stato perché purtroppo incidenti capitano. e Non so a Seattle, non, ho, non sto qui. Io, io, la mia città è Chieti, ho frequ... oh, sicuramente. credo abbia gli stessi problemi di terra, ma lo so assolutamente. Di non di mi sembra che sia. I codici esistono, quindi adesso no, no, i codici, vogliamo... no, i codici esistono. Quindi adesso Seattle che significa? È ovvio che cioè, il codice ma, lo, lo dà il medico. Si può sempre scherzare su tutto. Oggi, oggi sì, come la domanda che mi ha fatto Rinzi, come ci sono problemi, molta gente arrabbiate, allora si sfoga anche nel dire cose eh, così inesatte. Non siamo assi atto, almeno i codici esistono, poi l'applicazione non lo so, ma comunque come cittadino ci sono stato purtroppo diverse volte eh, nei pronti soccorsi della mia città e anche eh, della, mia, della mia provincia perché qualche volta mi è successo un problema a Lanciano, quindi almeno due ne conosco di pronti soccorsi. Allora, torniamo sempre alla questione politica. Sì, no, la questione politica: dicevo, insomma, il fatto che, che, che faccia campagna acquisti legittimamente, ci mancherebbe altro, è una cosa che a noi non piace. Lo fa perché credo. Che andando avanti ha, avrà problemi perché, eh, soprattutto, il Presidente Alfonso ha un modo tutto suo di gestire. Noi lo stiamo dicendo da mesi: che, che gli spot, gli annunci, poi nulla di concreto. Ma, soprattutto, secondo me, secondo noi, anche come, come ha ripartito le deleghe, alla fine lui ancora riesce a capire che lui è il Presidente della Regione Abruzzo, non è il Sindaco di Pescara. e, e, e Questo lo dico soprattutto perché eh, esiste un asse importante che vede fortemente privilegiata Pescara, un po' di meno, meno L'Aquila. Chieti e Teramo sono praticamente azzerate, cioè non contiamo oramai nulla, purtroppo. Pepe è Teramano l'assessore. Pepe. Pepe sarà pure Teramano. Ma vede, lei, lei vada a vedere quando chiama l'assessore eh, Pepe, gli chieda, gli chieda eh, quali deleghe ha rispetto alle mie e si accorgerà che la programmazione europea, cioè la cosa importante, non ce l'ha Pepe, ce l'ha il presidente. Perciò le dicevo. Tutte le deleghe importanti, se le è tenute il, il, il presidente. Il presidente ecco perché ha bisogno di sostegno, perché prima o poi, prima o poi eh, gli assessori, che sono anche consiglieri, prima o poi molti consiglieri cominceranno a dargli fastidio per questo modo di accentrare tutto nelle, nelle sue mani. È un modo di gestire che a me non piace, ma credo che non piaccia anche a molti consiglieri. In Abruzzo tutto frana, monti, strade, laghi, paesi, Forza Italia, l'unica cosa che resiste è il compenso dei Politici, pensate a chi vive con 500 euro al mese. Guardi, Poi quello è il capitolo delle frane, lo apriamo pure. Il, il capitolo delle frane è un problema purtroppo reale, e davvero frana tutto. Guardi, Intanto partiamo dall'ultimo aspetto: eh, i cittadini, ovviamente, continuano i a. I cittadini, questo... magari, sono cioè, molti cittadini che non le prendono 500 euro al mese e ci stiamo sono pensando e se, anche se quando si governa, si governa nel, almeno per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda nel pensare a questi, a questi, a questi, a questi problemi. Eh, per quanto riguarda Forza Italia, per quanto ci riguarda, quando siamo stati al governo regionale, lo continuo a ripetere, abbiamo veramente fatto tagli, tagli enormi alla, eh, a quelli che sono i cosiddetti costi, costi della politica, e di questi ne siamo fortemente orgogliosi, siamo stati presi come regione eh, da, da portare eh, su, eh, come, com, come esempio nelle, nelle varie riforme che poi sono state fatte dalle, dalle altre regioni, a cominciare, prima ho dimenticato ho tra, tra le tante cose che le ho detto dei tagli. Noi siamo stati la prima regione, siamo, attualmente siamo sette, ma noi siamo, siamo, siamo stati la prima ad esserci eh, stato tolto il... il, il, uh, il Mi scusi, il, ma il, il codice l'assegna un infermiere, ma qui adesso entriamo un io po' io nello specifico. Nella, 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 io nella no, vita, a differenza di, di tanti politici... Io nella vita, nella vita, oltre a fare l'amministratore o il politico, faccio altro. Non faccio il medico, ho uno studio tributario. Se mi fa domande che riguardano il mio studio e la mia professione, sono in grado. Ma Su questo davvero? Eh, Noi che assegna il non codice so, non, non, non lo possiamo so. entrare credo, nelle Credo questioni. che ci sia, credo, credo, anzi sono certo che ci sia. Se vuole ci mettiamo d'accordo, andiamo un attimo in ospedale da e vediamo, vediamo. Più di questo non so che cosa dire. No, no, il codice c'è per legge che eh, deve ma essere, ma poi chi l'assegna immagino un medico. Cioè, eh, insomma, Pensavo che dopo Chiodi chiunque sarebbe riuscito a fare meglio. D'Alfonso ci ha smentito, una vergogna. Ma guardi, Giancarlo. io, io su ciò che ha fatto il presidente Chiodi eh, non, sono, non, Alfonso, sono, ma io non sono d'accordo. io non sono d'accordo su ciò che sta facendo il presidente D'Alfonso sono d'accordo. Vabbè, mi permetto di, di dire di che parte, lei è di parte, io sono di parte è risposta, lo dico, io dico è una risposta scontata. scontato. siccome il tempo praticamente a nostra disposizione è finito, solo una battuta sulla questione delle frane: perché quello è un problema reale che va affrontato no, però, subito però perché l'Abruzzo ah, sta franando. però non mi dica l'Abruzzo: perché, perché no? L'Abruzzo è, allora, la, è venuto qualche giorno fa. È venuta mia sorella che ha di frane vere, non di frane. No, però voglio dire: perché poi sembra che tutto allora, voglio dire, allora io qualche giorno la mia sorella da Siena, in Toscana, e mi ha raccontato quello che sta succedendo in Toscana. Eh, così così beh, come è passato via, così, come, basta vedere quello che è successo in Calabria, in Sicilia sì, sì. eccetera. Siamo in Abruzzo, in Abruzzo ci sono frane, ehm, ma in tutta Italia purtroppo perché negli ultimi anni a seguito di quella cattiva politica dove c'era lo sperco del denaro pubblico non si è più fatta manutenzione si sono fatte scelte urbanistiche sbagliate e oggi purtroppo eh, ne, pa ne paghiamo le conseguenze chiaramente dobbiamo porre rimedio dobbiamo, cam eh, dobbiamo cam cambiare modo di amministrare i cittadini devono cambiare modo di, eh, eh, noi, noi cittadini dobbiamo cambiare modo di vedere eh, diciamo, eh, certi servizi per forza eh, che, che si debbano raggiungere Penso, per esempio, a, a, a queste benedette autostrade o strade che spesso, a volte, tagliano eh, in, mani in maniera vergognosa eh, montagne e, e, e quanto altro, così come la cementificazione che è stata fatta eh, per, a titolo residenziale o dei fiumi. È chiaro che questi, negli anni, hanno, sono stati degli errori che purtroppo oggi si pagano. Dobbiamo assolutamente intervenire. Eh, abbiamo avuto veramente situazioni drammatiche. Interi paesi sono, erano, sono stati isolati, sono ancora isolati, abbiamo avuto problemi con l'acqua, con l'energia elettrica lo sappiamo, si, si sta cercando di tamponare. Oggi noi siamo all'opposizione ma stiamo diciamo, non creando eh, problemi, stiamo aiutando anzi il governo attuale a cercare di trovare soluzioni, stiamo intervenendo eh, con i nostri, i, no, i, no, i nostri politici nazionali per dire che l'Abruzzo ha necessità di fondi e che non dimenticassero l'Abruzzo, pur stando all'opposizione, perché insomma poi i problemi dei cittadini sono anche i nostri, i nostri problemi. Noi per il momento la salutiamo, la ringraziamo per aver accettato il nostro invito, pur venendo la mattina presto anche da piuttosto lontano insomma, ma io prima ho te... detto eh, credo che <ride> le, mie presto. le mie dichiarazioni di Arendi dimostrino che io non vivo di politica a differenza di tanti, eh, di tanti che sono consiglieri regionali e quant'altro quindi sono abituato ad alzarmi presto certo per venire qua un pochino prima, un pochino prima. mi sono dovuto alzare però no, 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 non mi ha creato particolari problemi noi l'aspettiamo anche in altre occasioni grazie a Mauro Febbo ah, consigliere regionale di Forza Italia grazie, grazie. buona giornata e soprattutto buon lavoro andiamo in pubblicità Eccoci di nuovo insieme, saluto e ringrazio l'altro ospite di questa mattina, Antonio Filipponi che è il consigliere comunale di Teramo Buongiorno. di Minoranza della lista eh, Teramo Cambia. Buongiorno, eh, benvenuto nei nostri studi, con Filipponi tratteremo diversi argomenti, parleremo di politiche eh, giovanili, di ludopatia e anche di commissioni consigliari perché ultimamente insomma, le commissioni consigliari a Teramo sono... Uh, sempre un Vivace. po' vivaci, calde, eh, l'ultima eh, quella sugli impianti sportivi e eh, eh sui eh eh, servizi, insomma, servizi cimiteriali. cimiteriali, anche lì si è consumato anche uno strappo all'interno della stessa maggioranza. Ma partiamo dalle politiche giovanili perché è il suo cavallo di battaglia da sempre. Sì. Diciamo che è un debole per, per i giovani anche in campagna elettorale. Intanto proprio... lei è giovane, giustamente. Eh, diciamo che... Si sì, occupa dico... della sua fascia. Sì. Diciamo... Più o meno adesso l'età eh. pare... avanza, quindi. Non avanza per tutti, però. Eh, diciamo che... È catalogabile ancora tra i giovani. mi fa piacere. Diciamo che sì, in campagna elettorale ho sentito questo, cioè il desiderio di dare voce a quelli che comunque eh, spesso voce non, non ne hanno, soprattutto in politica e soprattutto a Termo, perché credo che sia una città dove mh, i giovani hanno poca voce in capitolo, ma non per colpa eh, dell'amministrazione, ma proprio perché magari c'è un allontanamento dalla politica da parte dei giovani. Uh, a causa di quelli che sono un po' le, insomma, le, gli scandali no? della politica sì, nazionale a tutti i livelli. Sono, sfiduciati, sono sfiduciati. Quindi ci si avvicina con, con difficoltà. Eh, il, abbiamo lavorato, abbiamo fatto diversi incontri, diversi appuntamenti con loro, circa una decina, a, ai quali hanno partecipato oltre 80 giovani. E con loro abbiamo parlato di, insomma, di lavoro, abbiamo parlato di scuola, abbiamo parlato di spazi della città, abbiamo parlato di, tante, di tanti aspetti e abbiamo tirato giù un programma che era poi il programma eh, del candidato sindaco di Pasquale. E tra queste cose c'era anche il problema delle, diciamo, delle dipendenze, quindi il problema a cui accennava Fracassa. Qualche giorno fa, quindi dipendenze di tutti i generi, droga. Anche alcol, spaccio di droga, anche spaccio un di centro droga. storico, soprattutto. E io, da vabbè, parte eh, di giovanissimi. Anche giovanissimi, i sì. Sì, sì, ma perché poi è una realtà, eh, noi oltre al controllo, che chiaramente eh, va, va sempre fatto, i genitori devono sapere esattamente cosa sta succedendo ai figli, questo è chiaro. Eh, però noi lì inserivamo anche una, un, uh, un, diciamo, un altro aspetto che è molto utile per la lotta alla dipendenza, che è la prevenzione. Cioè, nel senso bisogna parlare delle problematiche, bisogna entrare nelle scuole, bisogna uh, spiegare ai giovani che cosa succede quando si inizia cioè, a. E non la fare repressione, uso. ma no, la prevenzione, perché, secondo lei. Ma questo anche le pubblicità, pubblicità famose recenti, Pubblicità insomma, Progresso, eh, pubblicità ce, progresso dicono, cio, sì. ce lo dicevano. No? Quindi per uh, evitare uh, ai più. Queste, queste dipendenze bisogna intervenire nelle scuole. Eh, noi avevamo utilizzando naturalmente le associazioni che abbiamo sul territorio, quindi senza costi, senza, eh, avevamo anche inserito per quanto riguarda le scuole eh, anche delle ore di educazione civica, di tornare a fare educazione civica, perché poi anche il rispetto per la città, per i luoghi della città, spesso noi parliamo di vandalismo nella nostra città, eh, nasce proprio dalla, da una cultura della città e quindi l'educazione civica. Dovrebbe essere immesso a mio parere nelle scuole, ma sempre utilizzando le associazioni che abbiamo sul territorio, eh, magari nell'assemblea di istituto, eccetera. Fra Fracassa, in particolare, anche in un un'intervista rilasciata a noi di Ponte, eh, sostiene che intanto andrebbero incentivate le attività sportive perché lo sport è uno sì. dei mezzi per togliere, no. come si suol dire, dalla strada i giovani che invece poi sì. possono cadere in queste tentazioni. No? Lei che ne pensa? Io, no, sono per perfettamente d'accordo. Eh, lo sport ne è, ne è uno, forse quello che di più. Eh, aiuta a, a eliminare le dipendenze perché la, lo sport, la, la, il fatto di mettersi, di fare fatica, di, eh, di fare un'azione un proprio sportiva ti aiuta a Diminuisce la dipendenza di qualsiasi cosa perché il fatto della fatica eh, ti, ti aiuta insomma, a liberarti anche per chi ha iniziato, ma anche la cultura, quindi anche il teatro, anche la musica, qualsiasi attività che possa distogliere un giovane dalla, insomma, da, da, da altre cose che quindi può essere utile. Lo sport probabilmente è quella che di più eh, è utile a questo scopo, però eh, ce ne sono tantissime. Ma la prevenzione eh, passa attraverso sì, tanti, tantissime, attività, tantissime, secondo me, attività. tantissime attività. Lo sport è uno solo. Altra battaglia che lei sta portando avanti è quella eh, per combattere la ludopatia, per, sì. però adesso c'è un piccolo freno. Che succede? No, eh, il freno sì. è che a livello nazionale eh, la delega fiscale potrebbe eh, andare a eliminare tutti i regolamenti che sono stati fatti sia a livello comunale sia a livello regionale. Eh, e quindi diciamo che tutta la, la battaglia che abbiamo fatto sul, territor sul nostro territorio provinciale, eh, ci sono oltre 13 comuni che hanno adottato il, no il nostro regolamento, il regolamento che abbiamo proposto, eh, rischia di andare perso. Cioè, e eh, questo è un grosso problema perché. Eh, devo dire che il governo in, sotto questo aspetto sembra mio cioè sembra eh, aver dimenticato le persone, gli ultimi cioè le persone che veramente eh, quotidianamente devono lottare contro una malattia a tutti gli effetti che, che è quella dell'udopatia legata al gioco d'azzardo. Ci sono però grandi interessi anche ci sono protopolio. grandi interessi eh, dietro eh, si, ca si capisce però, c'è qualcuno infatti la, a difesa di, 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 diciamo, di, queste, di queste multinazionali c'è proprio il fatto che ci sono tantissime persone che lavorano in questo questo settore. Eh, certo è, è che non si può, uh, fare, di, cioè non si può fare economia su, su, sulle disgrazie della gente, quindi eh, la nostra era una campagna per sensibilizzare un po' tutti a, quali sono i problemi, a quelli che sono i problemi legati e di ed intervenire nei casi insomma, più importanti e prevenire i casi più importanti. Avete fatto anche un incontro? Sì. Sicuramente importante con la presentazione anche di un libro. Sì, eh, la, al, eravamo lì al Parco della Scienza eh, con oltre 400 persone presenti, quindi questo fa capire anche quanto la, il, la nostra Beh. città, insomma perché parliamo di Teramo, terza eh, città, città ecco, in Italia. Ecco, per, eh. appunto, ricordiamo quindi, quali sono i numeri eh, di sì, Teramo sì, e dell'Abruzzo. Sì, dell eh, sì ter, Teramo è la terza città in Italia, l'Abruzzo è la per prima regione per gioco d'azzardo. Sì, sì, e poi per gioco, gioco d'azzardo si intendono le macchinette, il gratta e vinci, vinci tutti, insomma tutti, tutto, tutti, non, tutto, non l'ipoker sul tavolo verde, no, per no, intenderlo, no, no, dal gratta e vinci sì, a salire. Eh. Dalle slot machine in sì. poi, noi eh, sul territorio abbiamo dei che soprattutto accolgono persone che, hanno, che presentano ludopatia per slot machine, quindi ci siamo occupati prevalentemente di questo e problema quello. per rispondere al problema nostro territoriale, ma anche quello dei gratta e vinci è un problema serio. Che comunque eh, eh, c'è dietro una logica che lega la, la ricchezza e la fortuna al fato, alla debendata, come quando invece bisognerebbe riportare eh, la, la ricchezza legata al lavoro, al sacrificio, tutto, cioè, a tutto quello che c'è. Dove il lavoro c'è, però certo che certo. non c'è andare a giocare pure peggio. Se, forse però sì, però sì poi dopo. E ma... il fatto che adesso il momento sociale ed economico veramente sì, è sì. difficile. Anche culturale, perché poi dopo eh sì. eh, su questa base vanno a intervenire quello che noi non capiamo sono tutte queste pubblicità che si fanno sui giochi, cioè, se, lo Stato dovrebbe solo, eh, se lo Stato dovesse solo controllare quel settore eh, non, si, si limiterebbe a, a, fa, a far giocare le persone ma non a pubblicizzare continuamente sulle reti nazionali i giochi, perché a questo punto significa che tu stai eh, invogliando le persone a giocare, che c'è un, cioè un indirizzo secondo me pericolosissimo. Battaglia andrà avanti, a prescindere dalle leggi nazionali. Noi ce la metteremo tutta, anche perché c'è una campagna nazionale che si chiama Slot Mob, e quindi ehm, ci sono anche degli esponenti in Parlamento che ci appoggiano e che stanno, stanno facendo di tutto per, per eliminare alcune voci nella delega fiscale. E veniamo alle questioni più interne al comune sì. di Teramo, al consiglio comunale, alle commissioni. L'ultima commissione, eh, insomma, avete discusso eh, molto, in particolare sulla tempistica no, del. Delle carte che devono essere consegnate ai consiglieri che poi devono partecipare no. alla, alla commissione stessa. Insomma avete detto ci date queste carte in tempi troppo stretti come facciamo a leggerci Faldoni. No, la la cosa Don. particolare è stata che i giornalisti eh, hanno avuto prima di noi consiglieri, alcuni giornalisti, prima di noi consiglieri eh, hanno avuto questo regolamento questo è, è inaccettabile e questo è stato uno dei motivi per i quali perché? alcuni consiglieri anche di maggioranza insomma, hanno abbandonato alza... anche ah, l'aula lei e un'altra consigliera di minoranza avete mantenuto il numero legale, credo mm. cioè, comunque Ma, siete rimasti quality. in aula non per... credo che, che con noi si manteneva il numero legale perché dopo quando noi siamo la scelta di rimanere perché? la scelta di rimanere è stata una scelta molto io sono abituato a non strumentalizzare quello che, che sta accadendo potevo tranquillamente alzare e fare il polverone e creare un polverone politico la, perché la commission... anche nelle commissioni c'è bisogno del numero legale. C'è bisogno assolutamente avanti, del sì. numero legale, però io uh, ho fatto il mio intervento, ho chiesto all'assessore Lucantoni di lavorare in maniera diversa e di coinvolgere tutti i consiglieri all'assessione del regolamento, quello sui biedi sportivi, che comunque è un regolamento importante. Invece insomma, la risposta è stata che il regolamento eh, viene comunque eh, scritto solo dai consiglieri di maggioranza. Tra l'altro comunque... è vero che il regolamento non prevede per quanto riguarda i tempi no, di consegna di questi documenti, per quanto riguarda le commissioni non c'è nessuna indicazione per cui non sono fuori legge se vi danno il documento no, nel momento comunque stesso comunque in cui lo chiedete in, in commissione. In consiglio invece qualcuno può portare ore gli emendamenti, eh. si possono portare gli emendamenti per questo motivo qui, ma le, allora noi potremmo dire che la commissione di, che, che abbiamo fatto è inutile, perché il ruolo della commissione è quello di avere i documenti prima e poi poterne discutere per poterli modificare. Se Arriva il documento la mattina stessa della Commissione, documenti che sono a volte 10, 15, 20 pagine, eh, la commissione dura un'ora. Un consigliere non ha tempo di leggere approfonditamente il documento e a fare le modifiche, anche perché si parla di documenti importanti, cioè non è che noi possiamo in 10 minuti leggere 20 pagine e provare a dire delle cose che siano poi esatte e utili per la Ma città. Ma questo ci sono i margini per rivederlo questo regolamento. Adesso, cioè, sì, nel senso che noi adesso andremo in Consiglio comunale. In Consiglio Comunale porteremo i nostri emendamenti perché, in questi giorni, in questi due giorni che ci cioè domani sarà il Consiglio Comunale, in questi due giorni che ci hanno separato abbiamo approfondito il, il regolamento. Impianti sportivi e eh, eh, servizi cimiteriali. Servizi cimiteriali, però, era un altro argomento della Commissione, e lì, eh, è, stato anche lì è iniziata la spaccatura anche della, della maggioranza perché perché nei servizi cimiteriari, all'interno dei servizi cimiteriari, al di là del, del, dei problemi con, con i loculi che ha, diciamo, ha sollevato il consigliere Sbraccia, viene inserito all'interno di questo regolamento il, diciamo, il regolamento per le case funerarie e le, e le case del commiato. Regolamento che dovrebbe essere abbastanza corposo, basta leggere la legge regionale e la legge nazionale. E invece eh, sono solo sette righe, io adesso ce l'ho qui, sono solo sette righe eh, e in queste sette righe è stata inserita una parola e per questo motivo sono intervenuto e diciamo che lì eh, sono, quando sono intervenuto su questo punto sono iniziati i problemini perché eh, semplicemente c'è scritto che, eh, oltre a che il comune oltre a prevedere degli spazi e delle aree dove queste sale del commiato possono nascere eh, deve, eh, può, insomma, deve, deve lasciare all'imprenditore all anche eh, la destinazione d'uso uh, specifica. Questo che non significa? è previsto, non è previsto né nella legge regionale né nella legge nazionale. Ma che significa? Che significa? La scusi, eh. significa questo: significa che, adesso non ritrovo bene l'articolo, ma eh, significa questo che un imprenditore eh, viene, sul, che magari opera nel campo della, delle nonanze funibili nel nostro territorio, eh, va, diciamo, vede qual è l'area dove può costruire una casa del commiato o comunque può eh, acquistare un immobile per la casa del commiato. Una volta che lui acquista questo immobile, nel momento in cui eh, vuole, deve cambiare la destinazione d'uso, perché se il regolamento prevede la destinazione d'uso specifica, deve, deve chiedere il cambio della destinazione d'uso. Eh, se questo cambio della destinazione d'uso poi non viene accordato, eh, succede che lui ha acqu acquistato un immobile senza che poi riesca a, fare, a finalizzare il suo investimento. Quindi io dicevo semplicemente che tutti gli imprenditori del nostro territorio devono avere la possibilità di uh, poter fare un investimento sicuri e certi che poi questo investimento Li vada nasca a buon fine. Eh, sì, cui... cioè, c'è diciamo, un cavillo in più: è come se il Comune deve decidere, può, potrà, potrebbe decidere chi può aprire e chi no. Quindi è un discorso un po' delicato anche di trasparenza. Tutti, siccome la legge cioè, che cosa regionale. Chiedete? Come andrebbe modificato? Io ho chiesto questo chiesto all'assessore Marchese di. Cosa di inserire o di eliminare in questa. Di eliminare la destinazione d'uso specifica. specifica. Per così l'imprenditore può individuare la sua area che è prevista dal, dal, dal piano regolatore e semplicemente poi eh, se l'ASL dà il via libera igienico-sanitario può, può, può creare la sua Questo struttura, anche per una maggiore trasparenza sì perché dite. altrimenti si rischia di favorire qualcuno a danni di un altro invece noi dobbiamo, dobbiamo dare la possibilità all'imprenditore di fare un investimento e, e di programmare anche l'investimento perché eh, insomma l'imprenditore deve poter programmare un investimento non è che può avere il deve dubbio. essere certo eh. dell'investimento sì. che sta andando a fare ma perché credo è... che l'assessore Marchese ha, ha espresso il desiderio di modificarlo quindi però ecco, ci sarà in questo Consiglio Comunale domani. Insomma, eh, domani. domani. porterete questa... Sì, io adesso, domani vedrò il regolamento come è stato modificato, altrimenti mi riservo la possibilità di fare degli eventuali ulteriori. In linea con le leggi reg regionali e nazionali, eh? niente di strano, cioè in linea con le leggi regionali e nazionali, perché dobbiamo andare a inserire cose che non, non hanno senso. E il regolamento sugli impianti sportivi? Il regolamento sui limpiati sportivi per quello che abbiamo potuto leggere è un regolamento che insomma, secondo noi andrebbe migliorato e parecchio. Eh, questo non, senza voler sminuire il lavoro dei consiglieri che comunque hanno lavorato, ma è proprio nell'ottica. Cioè, se avessimo avuto tutti la possibilità di partecipare alla creazione di questo regolamento, che ripeto, è un regolamento che riguarda tutti i cittadini della nostra città. Noi siamo dei consiglieri che sono stati eletti da. Quasi una metà, poco meno di una metà dei, eh, dei cittadini teramani. Quindi non capisco perché un'amministrazione deve andare a stendere un regolamento senza eh, eh, chiamare in causa consiglieri che rappresentano quasi la metà della. Cioè, è un modo di fare che, comunque, io non. Anche perché da parte mia, perlomeno, posso parlare per me, eh, ho un atteggiamento sempre costruttivo. Il fatto di non aver abbandonato la Commissione non significa. Cioè io potevo. Ecco. Eh, se, se, mi abituo, se, mi abituo, se mi abituassi al modo di fare politica di questo. Questa città, mi alzavo e me ne andavo. Ma siccome non mi voglio abituare al modo di fare di questa città e soprattutto perché mi ritengo giovane, tra virgolette, ma proprio mh, nel senso bello della parola, cioè eh, voglia di fare, di costruire, di, di fare insieme, senza stare a guardare tutte le sciocchezze che ci sono, i gruppi, le correnti, e le scioglie, mi sento molto libero in quello che faccio, sono rimasto proprio per dire la mia. Eh, quindi consigliare un maggiore coinvolgimento, coinvolgimento che comunque non ci sarà perché mi hanno risposto che eh, comunque la, la maggioranza si, si riserva il fatto che Ah, di dunque quella vostra richiesta? No, no, già niente, è stata... loro opereranno così. così. Comunque se lo dovessero rifare, lo rifarebbero così. Quindi questo un po' mi lascia perplesso, cioè nel senso che domani veramente allora conviene abbandonare la commissione perché cioè, non capisco come si possa uh, prendere sulle proprie spalle la responsabilità di una città quando sulle spalle ce l'abbiamo tutti. Cioè, voglio dire, anche perché ci siamo voluti voluti candidare abbiamo voluto dare il nostro e voi chiedete appoggio. maggiore coinvolgimento sì, anche dell'opposizione come a fare dei regolamenti sui regolamenti sì cioè non, non si può perché così diventa è come se è, è mezza città che, la, che, che porta che avanti che decide insomma mezza città che poi in realtà le, le, anche l'altra metà de, della città vorrei vedere se, se è proprio d'accordo cosa su. non vi piace di questo regolamento sugli impianti sportivi allora eh, diciamo che vabbè eh, ci sono diverse, diverse voci che, che potrebbero essere modificate eh, in meglio. Eh, la, una delle cose più importanti secondo me è che noi abbiamo un patrimonio di, di strutture, eh, ma qui bisogna fare, um, cioè anche gli imprenditori che lavorano nella nostra città dovrebbero secondo me eh, iniziare una collaborazione un po' più stretta con il comune, perché noi in, fino ad oggi abbiamo dato le nostre strutture e abbiamo pagato... I, i, canoni, eh, cioè quindi, cioè, I canoni, le utenze, abbiamo pagato. Quindi, noi diamo le strutture a dei privati che possono farci anche utile, cioè nel senso possono organizzare manifestazioni eh, anche culturali, eccetera, a pagamento, quindi possono fare anche utile su queste strutture e poi le utenze sono tutte a carico del comune. Questo regolamento va un po' a migliorare questa situazione. Però è anche vero che un qualsiasi imprenditore che voglia creare una struttura capace di fare manifestazioni culturali, quindi uh, di fare lucro su, con, con delle strutture, deve, deve, deve sopportare degli investimenti importanti. Noi stiamo dando delle strutture gratuitamente, che spesso si tratta di strutture eh, ottime, cioè parlo del Palazzetto di San Nicolò ad esempio, strutture nuovissime, perfette. Spesso però vogliono fare questa accoppiata campo sportivo, no? il sindaco ha annunciato sì. eh, palestra, no? ci sì. sono quattro palestre quattro in, con, con i nuovi quattro campi sì. in erba. A partire dalla famosa Teramello, teramello cioè il campo certo. dell'acqua viva con l'impianto Binghi. Binchi. Questo progetto vi piace, secondo voi potrebbe essere una Ma po buona potrebbe, soluzione. potrebbe anche essere. Non, ma non io non mi fermo, cioè io, eh, Al di là di questi, che possono essere degli indirizzi che uno può. Se, Può, può rendere favorevolmente, perché comunque si tratta comunque di, di migliorare le strutture che abbiamo, di integrarle, eccetera. Ma al di là di questo io vorrei: cioè, insomma, che ehm, gli imprenditori che possono utilizzare queste strutture, soprattutto nel momento in cui vanno a utilizzarle per fini diversi a quello sportivo, quindi per fini che riguardano ad esempio ecco, una, un concerto. Debbano uh, al comune non solo le utenze, ma debbano al comune anche uh, la, uh, diciamo la, una parte degli utili che, che fanno con le strutture. Perché, ma il comune ci deve guadagnare, assolutamente. Sportivi, perché quella, non... nel momento in cui si fa un, un concerto in una struttura, quella struttura comunque si rovina, si usura. È e è domani chi la paga? Quella struttura? Siamo sempre noi cittadini che ci carichiamo di tasse per poter migliorare una struttura. Quindi dire, non, non è plausibile che. Che, che, che diamo delle strutture, paghiamo le utenze e, e coloro che prendono le strutture possono farci anche utri non, non esiste, insomma, nessuna società civile, una cosa del genere, non può essere contemplata. Per concludere questa chiacchierata sì. di questa mattina, eh, la vostra richiesta principale è dateci spazio e fateci partecipare a, sì. a, ai regolamenti. Insomma, sì, non... Ai regolamenti, ma anche ad altre cose. Io adesso, per esempio, l'ipogeo il sindaco si. Eh, vuole eh, diciamo, dar seguito a quella che è stata la sua chiacchierata di un'ora, eh, un credo, ma neanche, anzi, lui ha solo ascoltato, non ha neanche parlato. Eh, con i giovani che eh, hanno espresso il desiderio di avere maggior spazio per i giovani, quindi l'ipogeo che è costato quello che è costato, eh, viene dato a dei giovani, eh, se, forse, forse, perché lui ha detto che vuole mantenere la promessa fatta in campagna elettorale. Per, per avere, perché i giovani hanno spesso desiderio di avere maggiori spazi noi ad esempio su questa cosa crediamo che uno spazio come l'ipogeo costato quel, per quello, quello che per è costare. costato adesso non è che vada dato eh, per quei 15 giovani no, che hanno espresso questo desiderio ma bisogna, bisogna creare una... Diciamo una non dico magari un gruppo di lavoro che possa capire fino in fondo quali sono le necessità dei giovani sul nostro territorio e su questo ripeto noi a tutto, abbiamo lavorato a più gente, ecco. non a un gruppo perché magari, magari che fa, ecco, che ne questi parecchia. erano 15 ragazzi che sicuramente in buona fede hanno, hanno, hanno detto le cose che più a loro sembra approccio, Teramo è fatta di tanti giovani, e quindi tutti, anche varie fasce d'età, perché, per esempio, lì la fascia d'età media era 18 anni, quindi voglio dire, anche un 27enne, un 30enne può dire una parola sull'ipoggiolo. Quindi credo che eh, si debbano rispettare le promesse, sì, ma eh, voglio dire, eh, non, si non si possono spendere milioni di euro per, eh, ecco, per, per pochi, insomma bisogna, bisogna cercare di aprire orecchie su tutta la città. Insomma, questo, sì. Grazie per il momento, grazie. grazie, spero di rivederla presto nei nostri studi, grazie ad Antonio Filipponi che è un consigliere comunale di Teramo di minoranza, nello specifico della lista Teramo, Teramo Cambia. Grazie, grazie, ovviamente in bocca al lupo e buona fortuna sì, per tutti sì. quei progetti importanti che riguardano il sociale che sta portando avanti sì. eh, eh, in questo periodo. Grazie, sì. adesso andiamo in pubblicità sì. e poi ospitiamo l'assessora al sociale del Comune di Teramo, Valeria Misticoni. Saluto e ringrazio l'ultima ospite di questa mattina, Valeria Misticoni, che è l'assessora sociale del Comune di Terra. Buongiorno. Voi, buongiorno, bentornata assessore nei nostri Bene. studi. E con l'assessore Misticoni parliamo di un bando, un bando che tra l'altro per la presentazione delle domande c'è tempo ancora qualche giorno, fino sì. alla fine di aprile, eh, perché mh, è il bando per la domanda, per i servizi sociali, soprattutto i servizi domiciliari. Assistenza domiciliare. Sì, ehm, noi abbiamo aperto questo bando, il... 30 di marzo quindi c'è tempo fino al 30 di aprile per presentare le domande c'è un modulo che è scaricabile o dal internet dal sito del comune di Teramo oppure si può ritirare presso i nostri uffici in via d'annunzio e, e si deve riportare poi ecco, alla, al protocollo e, ed è un, un bando appunto, che serve per fare richiesta per l'assistenza domiciliare per la disabilità l'assistenza domiciliare per gli anziani per il progetto Teramo città insuperabile. E quindi eh, questo perché? Perché mh, quando sono arrivata ho visto che il servizio insomma era un po' cristallizzato, nel senso che non c'erano uh, nuove ammissioni da diversi anni e, e, e quindi chi era dentro uh, era dentro mentre eh, gli altri non erano in lista d'attesa e non riuscivano ad entrare. E quindi ovviamente ci sembrava il momento di, uh, di dover um, in questo momento uh, azzerare, nel senso azzerare. Fino, al, fino a quando non entreranno i servizi nuovi, non si sospende il servizio. Quindi, chi ha oggi il servizio deve Lo stare tranquillo. È chiaro che anche l'utente che oggi ha il servizio deve venire a rifare la domanda, perché poi, a seguito di queste domande, ovviamente si creerà una, una, con dei criteri di valutazione: si creerà una lista, e una gradatoria per poter essere ammessi al servizio. E quindi questo è stato fatto proprio per dare la possibilità a tutti di partecipare e poi di valutare anche quelli che sono i casi più gravi e in base a questi criteri di valutazione eh, che pure abbiamo voluto um, individuare, che trovate anche su internet, sul sito internet del Comune di Teramo, quindi ci sono questi criteri, è chiaro che eh, a quel punto poi gli assistenti sociali faranno una graduatoria. Um, ovviamente, eh, insomma, questo consente appunto a chi uh, non aveva prima il servizio di poter, uh, di poter aderire. E, e noi riapriremo quindi il bando adesso ogni anno perché uh, tenerlo fermo per diversi anni ovviamente crea un'ingiustizia, crea da una parte una, uh, un beneficio per alcune persone, magari anche giusto, però per tanti anni e chi è rimasto fuori non può continuare a rimanere questo fuori. Verrà rinnovato per... ogni anno. Ogni anno verrà riaperto. Alcune persone possono beneficiare di questo. Ma questo ovviamente dipende. Intanto adesso dobbiamo vedere il numero delle domande. Poi è chiaro che purtroppo non potremo dare risposte a tutti quanti perché dovremo sempre tenere conto delle nostre eh, disponibilità, delle, eh, delle esigenze di bilancio considerando... Anche A che punto me... è la costruzione dei forni crematori? qui se torniamo un po' al discorso ah, che avevamo ah, aperto prima. con... No, l'assessore non è, è l'assessore a ramo, no, no, per no, per cui no, però insomma, io no, adesso bene come, noi adesso porteremo domani in consiglio comunale il regolamento sì, sì, di polizia cimiteriale eh, nel, nel quale è previsto anche eh, l'apertura di questi uh, fornetti, chiamarli forni crematori mi fa un po' brutto <ride> ma, si uh, chiamano così di... ma è veramente brutto sì, sì, eh, sì, sì eh, che consente per carità a molte persone che eh, lo desiderano quello di eh, la cremazione. La cremazione e quindi però io adesso se beh, ne il discuterà tempi, domani in consiglio, consiglio comunale dunque, sì, 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 il sì, regolamento sì, c'è sì perché fino ad oggi bisognava andare come minimo credo a San detto per la cremazione invece ci sarà questa possibilità anche, anche in Teramo e credo che sia anche questo un, un bel segnale insomma le civiltà per le scelte poi ovviamente di ognuno in, in un momento purtroppo terminale ma cruciale della nostra vita e quindi scegliere anche, anche questo eh, torniamo al, ai servizi sociali, voi avete inserito la compartecipazione, vero? Sì, in, insieme all'apertura all di questo bando e dare la possibilità... Quindi ogni anno di, eh, di poter fare domanda e quindi magari di poter poi essere, eh, avere la possibilità del servizio cioè, eh, abbiamo inserito anche la compartecipazione. La compartecipazione è già prevista dal piano sociale regionale ed era prevista anche dal nostro regolamento dei servizi sociali del 2004. E eh, Teramo fino ad oggi era l'unico ambito che non aveva inserito la compartecipazione e ovviamente... Vediamo questo... anche cosa significa compartecipazione. Sì. <ride> Cerchiamo certo, certo, certo. La gente no, lo, certo. lo sa per farlo non, a tutti, la compartecipazione cosa consiste? In una fascia di esenzione per una utenza che va da 0 a 5 mila euro di reddito ISE, che ovviamente avrà nel momento in cui viene ammesso al servizio il servizio sociale senza dover compartecipare. Quindi è esente. Invece um, dal 5.000 euro e 0.1 in uh, di reddito i fino a 14.000, ovviamente si comparteciperà di un uh, minimo. Questo perché? Beh, poi vi dirò quanto. Uh, perché c'era assolutamente bisogno di eh, creare un po' di equità sociale. In questo momento noi. Purtroppo sono in crisi le famiglie, purtroppo sono in crisi gli enti locali e non ci potevamo più oh, permettere di trattare tutta la fascia dai 0 ai 14 mila euro come era adesso, tutta in ugual modo. In maniera, perché questo ci, cosa ci portava a fare? A dover tenere molte persone di un reddito ancora più basso fuori e di non poterli ammettere i servizi. Ovviamente invece in, in questo modo, ed è ciò si che abbiamo fatto, elevare, sociale, si insomma, crea un maggiore, cioè maggiore equità, un sì. po più di equità sociale e noi proprio per sempre in virtù dell'equità sociale <coughs> non abbiamo voluto inserire le fasce di reddito perché... Eh, anche questo ci sembrava ingiusto per chi mh, si trova borderline in una fascia piuttosto che nell'altra, ovviamente rischia di dover pagare eh, come il, il primo di quella fascia paga come l'ultimo, come quello che ha il magari reddito. Ci sono invece, tanti soldi invece ci sono in tanti, eh, tanti sì. soldi in più e quindi cioè, allora abbiamo inserito, questo comporta un maggior lavoro per gli uffici ma siamo felici di, eh, di farlo, eh, il, un coefficiente progressivo e quindi ognuno in base al suo reddito, i eh, ovviamente cal calcolerà e pagherà il, la sua compartecipazione. Un calcolo com che verrà fatto alla persona? Scientifico, proprio cucito. Ma quindi, fra chi ha 10.500 euro direi, di reddito ISE e chi ne ha 11.000, ovviamente c'è una differenza di compartecipazione. La comparteci abbiamo fatto solo una fascia, quella che vada perché era una fascia un po' più svantaggiata dell'altra. Da 5.000 Euro 01 fino a 6.800 euro direi, di reddito di sé lì si comparteciperà di un euro tutti quanti. Da 6.800 e 1 fino a 14.000 si calcola in maniera progressiva. Sì. E con una insomma una facile ma tanto comunque se Tutte lo, lo, lo facciamo noi al lo facciamo avere, noi, noi in ufficio, alla, sì sì sì, assolutamente quindi ognuno. Sì. E anche questo ci sembrava giusto eh, dare una dimensione equa. È chiaro. La compartecipazione è al massimo 5 euro, nel senso che non. Cioè, chi, quelli che hanno il reddito più alto, al 5 massimo 5 euro. A sì, fino, di, a, 5 fino euro. a 5 euro. Perché anche questo? Questi sono dei, eh, ovviamente sono dei valori che noi ab abbiamo fatto anche delle proiezioni, abbiamo cercato di vedere con determinati redditi, se era mh, sostenibile la la compartecipazione. 5.000 euro è una fascia molto 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 al di sotto del prezzo del mercato del servizio perché questi servizi per esempio costano al Comune di Teramo fra i 14 e i 16 euro l'ora e, e quindi ovviamente il, il 5 euro è soltanto una minima, è un segnale ecco, per dare la possibilità in un momento di, di, uh, di grandi difficoltà, è un segnale di solidarietà a chi anche nel, nello svantaggio è ancora più svantaggiato di altri. Dunque ricordiamo la presentazione delle domande fino, fino al 30 di aprile, quindi eh, insomma c'è tempo fino al 30 di aprile per eh, scaricare il modulo o venirlo a ritirare in Via d'Annunzio e riportarlo poi eh, da noi in comune uh, uh, al protocollo, comunito ovviamente fornito, ma sul modulo c'è ovviamente della, tutta la dichiarazione, non Quando solo la richiesta domande già eh, adesso, Fino adesso non tantissimo, devo dire la verità, e quindi infatti per questo dico... Uh, mh, mh. Vi invito a fare le domande, perché magari uh, avevo, noi abbiamo fatto conferenza stampa, ci avete sì. uh, dato tanta ospitalità, però ecco, spero che, questo, no, che se un ne abbia notizia. Un ulteriore spazio di comunicazione, anche ulteriore perché ulteriore parliamo spazio, di sociale, sì. non guasta mai. Eh, so, certo, I cittadini devono sapere che hanno questa opportunità, questa soprattutto quelli più svantaggiati. Soprattutto sì. quelli che magari mh, mi hanno, per esempio, visto che sono in attesa da due, tre anni, quindi di divenire tutti quanti, se l'avete fatta precedentemente la domanda, Bisogna rifarla perché da oggi è come se fosse un anno zero. Anche si ricomincia, da capo. Si ricomincia da capo. Anche perché il reddito ese è quello del 2015, quindi quello nuovo. Perché sappiamo che da gennaio 2015 è entrata in vigore una nuova legge sul reddito ese. Quindi, se ci sono dei redditi ese fatti precedentemente, ovviamente non hanno niente a eh, anzi ricordiamo ai nostri telespettatori dov'è il vostro ufficio? No? perché magari chi non sì, è a che... pezzo con i <ride> computer e magari vuole venire personalmente a chiedere informazioni sì, dove siete? Cioè, Siamo in via d'annunzio 120 ehm, eh, c'è anche proprio una, sul portone un uh, assessorato al sociale di fronte per intenderci via d'annunzio um, di, di fronte, fronte alla galleria, alla galleria perfetto c'è un noto bar possiamo, ecco, di a, dire? come un'informazione di servizio e la gente vi deve ritrovare ecco. perché poi allora, di la galleria ehm. del Novecento. Proprio uscendo dalla Galleria del Novecento del Novecento, di da alla Marte, del 900, proprio di fronte c'è l'assessore. Eh, siamo um, aperti e disponibili. In questo periodo in realtà sarebbero dalle 11 gli uffici aperti dalle 11. però se qualcuno viene prima eh, assolutamente eh, siamo uh, aperti <ride> e disponibili ad accogliere chiunque. Dunque, entro il 30 aprile però affrettatevi ad andare a chiedere informazioni perché domande le potete ancora fare. Certo. C'è un progetto con l'Inps, quello a che punto è? Sì, questo allora, il progetto Inps è il progetto Home Care Premium al quale il Comune di Teramo appunto aveva aderito e, e è terminata la possibilità di fare le domande è terminata il 31 di marzo e, e quindi stiamo adesso invece nella fase in cui abbiamo raccolto le domande, l'Inps a livello regionale ce le assegna, tutto questo avviene oggi telematicamente quindi con con un po' di ansia, all'inizio aveva creato un po' di ansia, ma invece abbiamo visto Poi che è tutto molto... Poi va tutto liscio, sì. sì. e adesso mano a mano noi assegniamo alle eh, assistenti sociali che se ne occupano, e gli assegniamo la pratica e loro provvedono nel giro di 15 giorni a prendere il primo contatto con l'utente e nel giro di 30 a fare ovviamente la visita nella quale eh, verrà proposto all'utente un, un piano, un proprio progetto di eh, assistenza, perché questo Home Care Premium, cosa prevede? È un contributo, e lo dice il titolo, un premio per l'assistenza domiciliare è un contributo che l'Inps dà a delle persone che hanno bisogno perché sono o con disabilità o anziani non autosufficienti per assumere una badante. Ovviamente il presupposto dell'IMS qual è? Non si può avere il lavoro in nero, quindi ovviamente questa persona, questa assistente deve domestica deve essere assunta io essere in regola e non può essere un parente o un congiunto? Eh, perché Dunque, insomma, in un mese questo... però chi ha fatto questa domanda, oramai la scadenza c'è stata, in un mese comunque risolverà la questione. Senso in vedrà un mese poi, poi? Sì, vedrà... ovviamente vedrà, e in base al grado di gravità e in base al proprio reddito l'IMS assegnerà un contributo che è un massimo di eh, 1200 euro. Quindi è chiaro che poi si può fare domanda, per, questa, mh, per questo progetto si poteva fare domanda fino a un reddito di 48 mila euro, reddito di 6, eh, quindi allora, molto alto. Un è ad... chiaro che più cresce il reddito e meno sarà il contributo del qualche giorno fa il consigliere Fracassa <SSSSSSSSSSSSZ> ha evidenziato il problema di tossicodipendenza tra i giovani ne parlavamo poco fa anche con il consigliere di minoranza perché attraverso l'assessorata alle politiche sociali non pensate a piani di recupero per situazioni di degrado per abuso di alcol o droghe in questi anni è incrementato anche l'uso di sostanze alcoliche a Teramo basta osservare <SSSSSSSS> i numerosi purtroppo è una drammatica verità i numerosi locali aperti in centro, anche se poi non è che si possono criminalizzare i locali, insomma, no, certo, non si possono eh. criminalizzare eh, i locali. Però l'uso di alcol di alcolino. L'uso di alcol è, è aumentato, aumentato, aumentato tanto e purtroppo devo dire, perché si vede, è aumentato anche tanto l'uso di, di sostanze stupefacenti a Teramo, la cocaina tantissimo. E obiettivamente è, una, ehm, è, insomma, è un problema sociale, ma è un, un, mm, un quadro bruttissimo, terribile eh, da, mm, da vedere. E credo che spesso la noia, perché non è tanto a volte la disperazione, perché poi quello che mi... Um, e che è cambiato anche oggi ehm, il ragazzo o comunque la persona che fa uso di sostanze stupefacenti o di, di alcol. Eh, non c'è più solo chi ha dei grandi problemi, quindi è come fuga dal, dal proprio problema. problema che ne fa uso, ma è più fuga dalla noia. Quindi molte volte sono anche persone che, mm, di tutte le età, eh, perché poi poi andiamo in una fascia purtroppo grandissima eh, di... Eh, di persone che ne fanno uso quasi per, per fuggire dalla, dalla noia. Per rispondere alla, alla domanda di chi ha scritto, beh, allora, noi eh, ovviamente abbiamo con, uh, con gli assistenti sociali nostri facciamo ovviamente, um, attenzioniamo persone che hanno problemi di questo genere, alcuni li, li seguiamo quindi gli diamo poi oh, ogni tipo di, di sostegno che eh, possiamo dare fino a dove ecco, arriva il sociale perché poi dopo per la problematica invece della dipendenza e quindi del dopo il... non c'entra più il sociale ma dopo si va sul, sul sanitario e quindi sulla possibilità. L'assessorato al sociale per quello che è di sua competenza già lo sta facendo in questo settore? Questo sì, assolutamente fare. sì. Noi, insomma, ci sono delle, uh, delle persone che sono seguite dai nostri uh, assistenti sociali, però ecco, noi possiamo agire poi fino a un certo punto. È chiaro che sulla sensibilizzazione, uh, questo, questo sì, ma anche nel, negli anni, anche chi mi ha preceduto ha tante volte fatto convegno, anche nelle scuole, di sensibilizzazione nei confronti delle dipendenze e non Ultima quella del, del gioco d'azzardo, eh, che anche questa purtroppo è non una di dipendenza. Sì. Allora, noi ci dobbiamo salutare. Io la ringrazio per essere grazie stata qui, le voglio far ricordare ancora una volta la scadenza per queste domande <ride> per i, le, i servizi sociali che avete riaperto questo bando, sì, lo riaprirete ogni anno, entro il... entro il 30 aprile del 2015, quindi ancora, ancora 15 abbiamo una, ancora, ancora 15, 15, giorni. 15 giorni, quindi chi ha uh, bisogno insomma, di, uh, di, questi, uh, di questi servizi uh, li invitiamo a, ovviamente a fare la domanda in modo da poter partecipare poi alla gradatoria. E grazie mille. Co siamo, soprattutto per il sociale, eh, noi siamo qui. Grazie, grazie, grazie a Valeria Messiconi, grazie anche a voi per l'attenzione. Prima di tutto, torna domani mattina con Serena Suriani. Grazie e buona giornata.